Buonasera e ben ritrovati con un anno di sport su TRG. In questa serata ripercorreremo tutte le emozioni delle varie competizioni sportive che ci hanno appassionato, ci hanno fatto vivere emozioni e ci hanno trainato dal punto di vista sia appunto emotivo che ovviamente da appassionati in questo 2016 che si è appena concluso. Cominciamo dal calcio perché c'è davvero tanto da raccontare, a cominciare da i successi delle formazioni egubine, in primis il Gubbio Calcio salito dalla Serie D al campionato di Lega Pro, e rivedremo i gol più belli dell'ultimo anno solare che hanno portato la formazione di Maggi a questa incredibile cavalcata, senza dimenticare però il giubilo del Fontanelle Branca che ha vinto il campionato di promozione passando per la prima volta nella sua storia in eccellenza, nonché del Padule San Marco che è stata la prima squadra egubina a festeggiare passando dalla seconda alla prima categoria. Ma faremo il punto anche sul Perugia che comunque continua a recitare un ruolo da protagonista nonostante qualche difficoltà nel campionato di Serie B, e ripercorreremo l'anno appena passato della formazione biancorossa e faremo il punto anche sull'annata qui molto travagliata sia per quanto riguarda il Città di Foligno che il Città di Castello in Serie D, tra ovviamente risultati non proprio soddisfacenti e diverse problematiche societarie, ed infine rivedremo anche il trionfo del Trestina salito dall'eccellenza alla Serie D. Apoteosi in bianconero. Ad appena un anno di distanza, il Trestina riconquista dalla porta principale il pass per la Serie D e dunque la possibilità di affrontare nel derby cittadino il Città di Castello, chiudendo al primo posto nel campionato di eccellenza umbra. La matematica è arrivata solo nella 30ª ed ultima giornata, grazie al successo per 1-0 a Santa Maria degli Angeli con l'Angelana. Il gol promozione arriva al 7° minuto, quando Alessio Ceccagnoli esegue uno spettacoloso lancio da appena dietro il cerchio di centrocampo sino in piena area per il taglio di Antonelli, che di mancino al volo calibra un morbido pallonetto che non lascia scappare
Stampa Rossi. Nonostante i 4 punti finali sulla principale inseguitrice Subasio, i numeri stagionali rendono incontrovertibile il trionfo della compagine di mister Guazzolini. Miglior attacco con 53 gol fatti, miglior difesa con 19 subiti, miglior differenza reti, minor numero di sconfitte, appena 3, nessuna gara persa tra le mura amiche e soprattutto gli altotiberini sono rimasti al primo posto per ben 23 giornate, vale a dire dall'ottava di andata in poi. Termina in parità sull'1-1 al Vestrelli invece il duello tra le contendenti Villa Biagio e Subasio, anteprima dello scontro playoff che si riproporrà domenica a Rivotorto. Vantaggio locale al 31esimo con una superba trama palla terra, con il tocco corto di Marchesini per Pignattini che premia la discesa sulla destra di Iacchettini, cross radente per Tomassini che di potenza mette la palla sotto la traversa. Il definitivo pareggio arriva al minuto 63, uno slalomeggiante Bevilacqua salta un paio di avversari sulla sinistra e crossa morbido sul secondo palo, Porricelli con un destro al volo trova il diagonale vincente. 24esima rete stagionale per l'ex Città di Castello, ma meglio è riuscito a fare proprio Tomassini, che si laurea capocannoniere del campionato con 25 marcature. E domenica, come detto, si replica in gara secca al Felici. La vincente accede alla fase nazionale, che prenderà il via domenica 15 maggio contro gli emiliani dell'Arolo. In virtù del miglior piazzamento in campionato, gli assisani hanno 2 risultati su 3 a favore in caso di parità al 120esimo. Nelle altre gare, il petrignano supera 3-1 in trasferta il Ventinella ed aggancia al quarto posto l'Angelana, salvezza raggiunta per Torgiano e Narnese, che battono rispettivamente San Sisto e Massamartana. La Pontevecchio vince 3-2 a Casteldelpiano, ma raggiunge solo il quintultimo posto ed affronterà ora ai play-out il Cannara, che regola 2-0 la già retrocessa Trasimeno. 1-1 invece tra Todi e Bastia, che si incroceranno di nuovo nella post-season, a solo dell'attaccante cubino Stirati ad inizio ripresa, che con una serie di dribbling manda al bar l'intera difesa Tuderte e serve Menichini, che da distanza ravvicinata di sinistro spiazza Riommi. Il gol del pareggio arriva a 3 dalla fine, quando Liurni dalla destra mette in mezzo per l'eterno Tarpani, che con uno stacco aereo da Cineteca trova l'angolino. Il miglior piazzamento consente a Pontegene Bastioli di giocare la prima dei play-out contro Cannara e Todi in casa e per di più con 2 risultati utili su 3. Le due perdenti retrocedono in promozione, le due vincenti si sfidano nella finalissima di domenica 8 maggio in casa della squadra meglio posizionata al termine della regular season. Chi perde retrocede in promozione, chi vince mantiene la categoria. Tanti verdetti ancora da scrivere, con la roulette russa play-off e play-out che si preannuncia ad alto voltaggio sia tecnico che emotivo. Che storia! Appena 12 mesi dopo l'ascesa in promozione dalla prima categoria, traguardo che sembrava già di assoluto prestigio, il Fontenelle Branca conquista il pass per l'eccellenza umbra, impattando 0-0 a San Giustino e chiudendo così un punto avanti al Lama. Il tutto in una stagione da libro delle fiabe, dove la compagine di mister Risarelli ha dimostrato di essere più costante e continua delle contendenti, con 26 giornate vissute da capolista sulle 30 totali. Festa grande per il popolo brancaiolo, che anche nell'ultima recita in Altotevere ha seguito la squadra con 2 pullman ed una carovana di automobili, prima di cominciare a pianificare un futuro che vedrà disegnati i colori bianco e blu nel massimo campionato regionale, con dedica speciale all'indimenticato tifoso amico Edoardo Cipiciani. Se mi è permesso posso dire una cosa, guarda, quando ho cominciato questa avventura quest'estate con questi ragazzi, io ero convinto che loro sarebbero stati i migliori uomini per poter affrontare un'avventura del genere. Non ero convinto di me. A questo punto, arrivati in questa situazione, posso dire tranquillamente che forse anch'io ero l'uomo giusto per loro. E questo è una gran bella cosa per entrambi, veramente. No, noi siamo venuti giù qua sapendo di incontrare comunque una squadra forte e che non ci avrebbe regalato niente. E bene, bene. Forza! Sì, è una gioia immensa. Ci tengo un attimo, prima di tutto, a precisare la dedica in particolare a Edo, un nostro caro amico che purtroppo questa settimana ci ha lasciati. Una grande vittoria per tutta la comunità di Branca. All'inizio della stagione era un po' io stesso, parlavo di salvezza, ce l'abbiamo il filmato, ce l'abbiamo. Salvezza la sera della presentazione e invece abbiamo raggiunto questo traguardo strepitoso. Felice per tutti, i complimenti anche ad Andrea che è stato l'artefice di questa vittoria. Guarda, vorrei fare un ringraziamento a mio padre, veramente, che in momento di difficoltà del campionato, dove Marcello con il lavoro non riusciva, anima e corpo si è gettato nel Santa Barbara e lo dedico a lui questa vittoria, veramente. Ti ringrazio per avermi, perché alla fine il grazie a tanti, però sì, mi sento di dirlo a lui, perché veramente, bel ricordo. Siamo partiti con altre ambizioni, non conoscendo la categoria e le squadre, come giustamente, però sapevamo di avere ragazzi validi che hanno calcato anche campi importanti.
La prima per primi. Il Padule San Marco conquista con 3 turni d'anticipo il girone A di seconda categoria Umbra e festeggia così il salto in prima categoria, 3 anni dopo la cocente retrocessione dell'allora Padule. A suggellare il trionfo del gruppo di mister Massimo Cervella, ex gloria rossoblu, affiancato dal recordman delle promozioni da giocatore Eros Mencarelli, al suo 7° campionato vinto con 7 maglie diverse, il rotondo successo per 3-0 ottenuto nell'ultimo turno in un Santa Maria di Padule gremito e festoso con il Parlesca, ma il dominio del sodalizio Gubino è stato assoluto, 63 punti con 19 vittorie, 6 pareggi e 2 sulle sconfitte, un autentico rullo compressore soprattutto in casa dove i Verde Amaranto non hanno mai perso. Ed ora altre 3 partite per chiusare nel modo migliore un'annata da libro dei ricordi, per poi iniziare a pensare ad un futuro che si spera possa essere sempre più radioso per il Padule San Marco. È una giornata importantissima per la società, per i ragazzi, molti di questi facevano parte anche del gruppo della retrocessione della prima categoria, perciò se la sentivano, forse oggi non si sono espressi come volevano, perché l'attenzione un po' tutto si è venuta a verificare in questa partita, però ci può stare, un cammino importante, giusto, penso meritato, perché fin dalla prima giornata, dal primo giorno che ci siamo visti, abbiamo creduto in qualcosa, è stato un mix buono, ottimo, di ragazzi giovani e persone esperte che si sono messi a disposizione di quelli più giovani e viceversa, cosa che è difficile trovarlo sia in categorie basse come queste ma anche andando in avanti, perciò penso che una soddisfazione immensa, contentissimo. Parecchi ragazzi di questa rosa vengono dalla retrocessione di 2 anni fa e quindi avevamo come obiettivo all'inizio dell'anno di fare bene e di provare a vincere il campionato. Diciamo che vincerlo con 3 domeniche di vantaggio è stato soprattutto merito del mister, ma soprattutto del gruppo, che è un gruppo veramente coeso e dove tutti tiravano dalla stessa parte. Basti pensare che oggi c'erano 3 ragazzi che non erano convocati e sono comunque venuti qua alle 2 prima della partita a stare con noi, quindi questo spiega quanto questo gruppo credeva in questo obiettivo. Non è stato un 2016 indimenticabile per il Perugia, che dopo le annate di primo piano, prima in Lega Pro e poi in B, con i playoff persi 2 anni or sono contro il Pescara, negli ultimi 12 mesi ha provato ad emergere dalla mediocrità del campionato cadetto, riuscendoci di fatto solo negli ultimi tempi. Nel primo spicchio 2016, con Pierpaolo Bisoli in panchina, il Perugia chiude al 10° posto, lontano dalla zona playoff, ma confermando comunque la categoria in un'annata estremamente travagliata, con infortuni in quantità industriale e diverse partite buttate all'aria in zona Cesarini. Da evidenziare però i blitz d'autore sui campi di Crotone e Cagliari, poi promossi in A, e il derby vinto con la Ternana grazie al gol nel finale di Pircic. Tra i meriti di Bisoli anche le scoperte dei classe 1997 Zebli e Trolè, divenuti pezzi pregiati del mercato anche di club blasonati grazie all'occhio lungo e alla fiducia riposta in loro dal trainer romagnolo. Quindi in estate il cambio in panchina, con il presidente Santopadre che ha deciso di non rinnovare la fiducia a Bisoli, complice anche un feeling mai completamente scattato con piazza, ambiente, tifosi, e di puntare su un tecnico emergente come Cristian Bucchi, ex mister del Gubbio e reduce da un campionato prestigioso con la Maceratese, arrivata ad un passo dalla promozione in B. Quindi vari rosati, Volta, Monaco, Belmonte, Mancini, Del Prete, Guberti, Bianchi di Carmine, assieme ai già citati Zebli e Trolè, sono state le tante riconferme da cui si è ripartito per costituire l'ossatura di squadra, completata dagli innesti di diversi elementi futuribili ed in alcuni casi autentiche scommesse per la categoria, come dichiara Imparato, Ricci, Acampora, Bonaiuto, senza dimenticare Chiosa, l'eclettico Desi e Nicastro, quest'ultimo più volte decisivo con gol pesanti e di notevole fattura, e soprattutto Brighi, esperto centrocampista reduce da oltre 5 lustri passati da protagonisti in Serie A. Da rimarcare anche il restyling delle strutture e la creazione del museo sulla storia del Perugia, entrambi fermamente voluti da Santopadre. Per quanto riguarda invece il cammino della squadra in campionato, alla fine del girone d'andata, che coincide anche con la lunga pausa invernale, il Perugia quota 30 punti in 7ª posizione e dunque in piena corsa per un posto playoff. Una classifica buona, ma condizionata negli ultimi tempi da una serie interminabile di infortuni, flagello che i biancorossi si sono portati appresso per tutto il 2016. Ora ci sarà tempo per recuperare alcune pedine focali e al tempo stesso per monitorare il mercato di riparazione al fine di migliorare ed integrare sia numericamente che qualitativamente la rosa. L'obiettivo è quello di ottenere i risultati giocando un calcio gradevole, un mix che sinora ha dato buoni frutti, ma la strada è ancora molto lunga e irta di insidie, soprattutto in un campionato livellato come questa Serie B, in cui il Perugia sta recitando un ruolo di primo piano che tanti supporter del Grifo sperano di continuare a vedere almeno sino a prima vera inoltrata.
Un 2016 che difficilmente città di Castelfoligno riusciranno a dimenticare, non certo per i risultati positivi emersi dal campo, quanto per le numerose vicende societarie che hanno macchiato in maniera indelebile entrambi i club. Partendo dal città di Castello, i primi sei mesi sono stati quelli più positivi. Si comincia subito con l'esonero di mister Cerbella, al suo posto un'icona del calcio tifernate come Silvano Fiorucci. L'ex trainer del Foggia dà il via ad una striscia di risultati utili consecutivi che contribuiscono a migliorare sensibilmente una classifica che già prima del suo avvento vedeva i biancorossi con qualche margine di vantaggio rispetto ai play-out, centrando con una giornata di anticipo la salvezza diretta. Categoria mantenuta, ma Fiorucci lascia anche perché la società, con Caldei e Calagretti in testa, si candida per essere la protagonista di un reality sul calcio di un'emittente campana che farà storcere il naso a tutto l'ambiente. Pochi confermati e direzione tecnica affidata in un primo momento a Carmelo Condemi, con tanti giocatori che transitano a Castello ad inizio ritiro per giocarsi la loro chance di visibilità. Succede però che un paio di settimane dopo i tifernati stracciano l'accordo e sono costretti a ripartire con una squadra ancora da completare per puntare alla salvezza in un girone D di Serie D inedito con squadre laziali, abruzzesi e sarde. Nel frattempo i risultati non arrivano con Genco in panchina, la squadra annaspa nei playout e ancora una volta viene richiamato Fiorucci che accetta la nuova sfida. Il mercato di dicembre non porta sostanziali novità in entrata e anzi la squadra in uscita effettua numerose operazioni tra cui gli uomini più rappresentativi ed esperti. Fiorucci resta con una squadra giovanissima che sude e lotta per la maglia, ma di punti se ne vedono pochi e a dicembre prima di Natale la squadra chiude l'andata ad 11 punti al penultimo posto della graduatoria. Peggio va al città di Foligno. I biancazzurri a gennaio, nonostante un organico rivoluzionato, non riescono a dare il via alla rimonta alle prime posizioni e una volta distanti troppo dall'obiettivo succede il finimondo. Prima il taglio dei rimborsi ai giocatori fino alla gara di Coppa Italia contro la San Giovannese che vale l'eliminazione dell'ultimo obiettivo rimasto. E come un fulmine a ciel sereno, Damaschi e Pandalone cedono la società ad Alessandro Nuccilli, personaggio sui generis accostato ad altre nobili decadute con un passato piuttosto misterioso. Nel giro di poco ecco la rivoluzione che porta gli addì di Arcipreti, Gervasi e Battistini, al loro posto Volume nel ruolo di DG e in bimbo in panchina. Il rendimento è buono in campo, ma a marzo arriva la denuncia di Volume che ammette che ci sono difficoltà a gestire i costi altissimi ereditati e a pagare i calciatori. Succede così che Nuccilli affida la società al sindaco Mismetti. Nel frattempo il Foligno non paga nemmeno acqua corrente e bollette elettriche, con squadra e staff che concludono la stagione con grande professionalità. A giugno ecco l'arrivo della nuova proprietà, Gianluca Ius, presidente, al suo fianco l'ex arbitro di Serie A De Santis nelle vesti di DG. L'allenatore è Tommaso Guazzolini. I biancazzurri partono con una squadra quasi totalmente nuova, ma le difficoltà e gli attriti con le banche e il comune restano su più fronti. L'avvio di stagione è in salita con pochi punti e tante sconfitte. Si arriva a dicembre con il falco in corsa per la salvezza diretta, nel frattempo però diventa troppo il debito accumulato dalle vertenze ai calciatori nella passata stagione, i rimborsi non arrivano ed ecco la diaspora. In poco tempo il falco si ritrova a giocare le gare di dicembre con la Juniores fino alla pagina più buia, la gara non disputata con il Sansepolcro per la mancata presentazione del città di Foligno che nel frattempo non esiste più e che ha il suo presidente in carcere con l'accusa di truffa allo Stato. Quando tutto sembra finito ecco che la situazione viene ripresa dall'ultimo dirigente rimasto, Antonio Spera, che si contorna di Tommaso Volpi per costruire con Svincolati una nuova squadra e mette Antonio Aiello in panchina. Ma questa è storia dei giorni d'oggi. Apoteosi in bianconero. Ad appena un anno di distanza, il Trestina riconquista dalla porta principale il pass per la Serie D e dunque la possibilità di affrontare nel derby cittadino il Città di Castello, chiudendo al primo posto nel campionato di eccellenza umbra. La matematica è arrivata solo nella 30ª ed ultima giornata, grazie al successo per 1-0 a Santa Maria degli Angeli con l'Angelana. Il gol promozione arriva al 7° minuto, quando Alessio Ceccagnoli esegue uno spettacoloso lancio da appena dietro il cerchio di centrocampo sino in piena area per il taglio di Antonelli, che di mancino al volo calibra un morbido pallonetto che non lascia campo a Rossi. Nonostante i 4 punti finali sulla principale inseguitrice Subasio, i numeri stagionali rendono incontrovertibile il trionfo della compagine di mister Guazzolini. Miglior attacco con 53 gol fatti, miglior difesa con 19 subiti, miglior differenza reti, minor numero di sconfitte appena 3, nessuna gara persa tra le mura amiche e soprattutto gli altotiberini sono rimasti al primo posto per ben 23 giornate, vale a dire dall'ottava di andata in poi. Seconda parte di un anno di sport e dopo il calcio parliamo ora di
volley e di basket. E sì, perché c'è tanto da raccontare anche in queste due discipline, soprattutto per le due formazioni d'eccellenza che ovviamente fanno parte della nostra regione, ovvero l'Umbria. Sto parlando della Sirsa Feticonad Perugia, grandissima protagonista sia in Superlega che in Europa nel volley, e poi di pallacanestro femminile Umbertide, che continua la sua ascesa in A1 femminile di pallacanestro. Vediamo com'è andato il loro 2016. È stato un 2016 da grande protagonista per la Sirsa Feticonad Perugia, che si è confermata ai massimi livelli del volley nazionale e internazionale. Nella prima parte dell'anno solare appena trascorso, il sestetto, allenato da Boban Kovac, ha chiuso al quinto posto la regular season, affrontando da sfavorita nei quarti di finale playoff Calzedonia Verona. Qui si materializzava una pazzesca vittoria al tiebreak nella quinta e decisiva partita, che apriva alla Sir le porte della semifinale contro Civitanova Marche. Anche qui i bianconeri erano subito avanti 2-0, poi sconfitta solo al quinto set in gara 3, neutralizzata però dal perentorio successo in gara 4 che porta, a distanza di 2 anni, la Sir alla finalissima scudetto al cospetto di Modena. Gli emiliani si sono rivelati però più completi e pronti, festeggiando in 3 partite il tricolore, e per Perugia, passata l'amarezza, c'è stata comunque la soddisfazione di un campionato ben oltre le aspettative e soprattutto della possibilità di disputare la prossima Champions League. Quindi in estate è scoppiato il caso Palevangelisti, con il presidente Gino Sirci pronto ad abbandonare Perugia senza i lavori di riqualifica ed ammodernamento del palazzetto perugino. Alla fine la situazione si è placata, anche se ad oggi resta ancora irrisolta, e la società ha dunque operato in maniera impeccabile in ottica mercato. Se di fatti sono partiti elementi importanti come From, Caliberda e la bandiera Giovi, è anche vero che sono rimasti pezzi pregiati come Birarelli, Buti, De Cecco, Russell e il capocannoniere Atanasevic, ed il roster è stato completato da elementi di spicco come Berger, Mitic, Bari, Tosi, Della Lunga, ma 2 sono stati gli innesti di valore assoluto: il centrale serbo Podraskanin, punto di forza della corazzata Civitanova negli ultimi 8 anni e già MVP di Superlega del 2014, ma soprattutto Ivan Zaitsev, lo zar azzurro nativo di Spoleto, tornato in quella Perugia dove ha mosso i primi passi da giocatore, vincendo per praticamente tutto, sia a livello di club che di nazionale. L'incipit di stagione è però complesso ed altalenante, complice sia l'infortunio che priva coach Kovac di Atanasevic per oltre 3 mesi ed una chimica di squadra difficile da rincorrere. Si parte subito con un clamoroso Rakiri nella finale di Supercoppa Italiana, del repeat della finale scudetto sempre contro Modena, poi le 3 sconfitte in serie contro Entino, Modena e Civitanova aprono la crisi tecnica, e all'indomani della sofferta vittoria interna con Molfetta la società esonera Boban Kovac, affidando la panchina al monumento del basket italiano Lorenzo Bernardi, reduce dalle fulgide esperienze in Polonia e Turchia. Con Mister Secoli in panchina si materializza la svolta bianconera, il rientro di Atanasevic che inizia ad integrarsi perfettamente con Zaitsev ed una crescita complessiva e generale di squadra comportano una serie tuttora aperta di 13 vittorie filate tra Superlega e Champions League, che proiettano Perugia nei quartieri alti della classifica di campionato ed in vetta nel girone della massima competizione internazionale. E nel 2017 i Black Devils, sempre assieme alla carica degli infaticabili e irriducibili sirmaniaci, proveranno a rincorrere il sogno triplete, scudetto, Coppa Italia e Final Four di Champions League. Il 2016 è stato l'anno della conferma per la pallacanestro femminile Umbertide, capace di centrare appunto l'obiettivo della salvezza al suo 9° campionato nella massima serie femminile di basket. L'anno nuovo inizia subito con la gara di campionato contro San Martino di Lupari. Prima gara e primo KO per aspettare il primo sì dell'anno. Bisogna aspettare il 17 gennaio, giorno della gara con Torino, che Umbertide si aggiudica con il risultato di 88-73. Ma la vittoria contro la formazione piemontese apre di fatto una vera e propria crisi per il sestetto di Serventi, che per vincere nuovamente una partita deve arrivare al confronto diretto in casa di Vigarano, che rilancia verso la salvezza le biancazzurre a febbraio. I risultati si alternano tra sconfitte e vittorie fino al finale di stagione in crescendo, con 3 vittorie nelle ultime 3 partite: Battipaglia, derby con Orvieto e San Martino di Lupari, salvezza e playoff tricolore raggiunti per la gioia di un ambiente che è ormai diventato un tutt'uno con la squadra. L'avventura negli spareggi scudetto dura lo spazio di 2 sole gare con Givova Battipaglia 70-59 in terra campana, con Simmons e compagni che non possono nulla nella sfida di ritorno chiusa sul 76-79. Niente gara 3, stagione terminata. In estate, nonostante le difficoltà dovute all'aspetto economico, Umbertide riparte ancora con la conferma di Paolo Betti alla presidenza della società per il 9° anno consecutivo. Si può quindi programmare l'anno che verrà. Del roster di un paio di mesi prima restano solo Dell'Olio, Milazzo, Fusco, Moroni e Cabrini. Per il resto è squadra rinnovata. Arrivano le straniere Brown, Clark e Mallard in sostituzione di Markovic, Tikvic e Agumbiade. Il resto della squadra viene completata dagli innesti di Bove, Mancinelli dall'Orvieto, che nel frattempo rinuncia all'iscrizione alla Serie A, e Paolocci dalla Stella Azzurra, con la giovane frutto del vivaio Tiberino Giudice.
La stagione prende il via con la gara di San Martino e con una sconfitta per 68-56. Non va meglio nemmeno nella prima davanti al proprio pubblico contro Schio. La successiva gara, sempre tra le mura amiche, porta con sé però il primo successo ai danni di Vigarano. Entusiasmo però frenato in parte dal brutto infortunio di Emilia Bove. Per lei rottura del tendine d'Achille, stagione praticamente finita. Nelle successive due trasferte Umbertide, sia con Napoli che con Venezia, esce sconfitto. Nel frattempo ecco però l'acquisto di Carolina Pappalardo dalla cestistica spezzina per far sentire meno l'assenza di Bove. Un successo contro Battipaglia rilancia le tiberine, che tuttavia cadono ancora con Ragusa, e nello scontro diretto con Torino prima della vittoria al Cardiopalma con Broni all'ultimo secondo di gara. Da lì in un certo senso la svolta, con Umbertide che fa tremare parecchio Lucca pur non raccogliendo punti, rifacendosi tuttavia proprio ai danni di La Spezia, dando una sterzata decisa alla propria classifica. A quota 10 punti al termine del girone di andata, al settimo posto in graduatoria. E a gennaio ci sarà subito la Coppa Italia nel match casalingo con Broni del 5 gennaio, l'occasione per brindare magari al primo successo in questo 2017. E chiudiamo questo appuntamento con un anno di sport, ripercorrendo mese dopo mese, partendo da gennaio e finendo con dicembre, tutti gli avvenimenti più significativi che hanno caratterizzato il 2016 nelle varie discipline. Davvero c'è di tutto, i motori ovviamente, l'automodellismo in primis, con il mondiale che ha avuto come scenario proprio Gubbio, ma anche tennis, basket, volley, nonché tante altre discipline come il tiro al volo, ovviamente le emozioni degli olimpionici e chi più ne ha più ne metta, per ripercorrere appunto il 2016 appena trascorso dal punto di vista sportivo, con la carrellata dei servizi che TRG ha appunto confezionato negli ultimi mesi, negli ultimi 12 mesi. Con questo vi ringrazio, vi saluto, augurando ovviamente un 2017 pieno di soddisfazioni, sia sportive che non ovviamente. Buona serata. Davanti ad una platea di studenti accorsi in grande numero per strappare autografi o anche solo un semplice selfie, è stato inaugurato l'anno accademico 2016-2017 del Polo Liceale Mazzatinti, in particolare dell'indirizzo sportivo che, proprio passata la prossima estate, entrerà nel terzo anno della sua istituzione, un evento che ha avuto come special guest Francesco Magnanelli, il capitano e simbolo del Sassuolo, di fatto una delle poche bandiere rimaste nel calcio italiano, che ha accettato ben volentieri l'invito fatto dall'Istituto Gubino, un'occasione per riabbracciare, se non calcisticamente, la città che lo ha lanciato nel calcio che conta, quando appena sedicenne esordì nella stagione 2000-2001 al secondo anno di esperienza nel settore giovanile gubino, nell'allora Serie C2, confermandosi poi l'annata successiva con Alessandrini in panchina, in pianta stabile nella prima squadra dei vari Giacometti, Bruni, Sandreani, Lazzoni, Zebi, Cipolla, Clementi, solo per citarne alcuni. Da lì il salto nell'emergente Chievo Verona di allora, nel settore giovanile Clivense, continua il processo di maturazione, concluso definitivamente nel settore giovanile della Rinata Fiorentina, la stagione successiva con i viola allora impegnati nella ricostruzione dalla Serie B. Dopo la parentesi di San Giovanni Valdarno, con Sarri in panchina, l'approdo al Sassuolo, dove comincia la sua favola fatta di sacrificio, cuore e l'umiltà di restare il solito ragazzo semplice ed educato, capace comunque di diventare leader e figura di spicco di un'intera città che vede i colori nero-verdi farsi largo nell'ottavo posto di una Serie A più equilibrata che mai. Nonostante siano passati gli anni, Magnanelli non dimentica Gubbio, tra passato e presente non chiude nemmeno la porta, in un futuro comunque non ancora prossimo, ad un eventuale ritorno con la casacca rossa. Blu. Un Sassuolo all'ottavo posto ad inizio stagione era pronosticabile o no? Ma noi conoscevamo molto molto bene quello che volevamo fare, nel senso non tanto i risultati ma il progetto, la strada da percorrere, e quindi avevamo le idee ben chiare, questo sì. Non avevamo sotto i risultati già fatti, però credo che la progettazione, le idee ben chiare siano un ottimo punto di partenza. Abbiamo lavorato tanto e bisogna ancora farne, perché ultimamente le cose si sono un po' rallentate, ma non sotto il punto di vista delle prestazioni, soprattutto sotto il punto di vista dei risultati. E cercheremo di finire bene, perché sicuramente non vogliamo finire un po' nell'anonimato, vogliamo comunque riconfermarci quelli che tutti dicono come squadra di rivelazione. La carriera è ancora molto lunga, 31 anni, quindi sei nel pieno della maturazione. Chissà che in un futuro non possa esserci il Gubbio.
Sì, assolutamente, io per attaccamento alla città, per quel legame particolare che ti dicevo, sono sempre legato fortemente qua. Poi vedremo in futuro quello che succederà, gli anni andranno avanti e prima o poi dovrò dire basta anch'io, però magari sono convinto che in un modo o nell'altro, in un ruolo o nell'altro, credo che prima o poi tornerò a farci un saluto e magari anche a lavorarci. È un bilancio a dir poco straordinario quello con cui va in archivio l'atteso appuntamento della festa del cross, la due giorni tricolore dedicata alla corsa campestre, in scena sabato e domenica nella splendida cornice del Teatro Romano di Gubbio. La rassegna, che ha segnato 23 titoli nazionali, ha visto in campo oltre 2.000 atleti di 286 club provenienti da tutta Italia. Un colpo d'occhio suggestivo è quello offerto dall'incomparabile scorcio dell'Anfiteatro Romano, intorno al quale si è svolta l'intera manifestazione, trasmessa per oltre 2 ore in diretta Rai Sport, con un impatto di immagine per la città di pietra davvero notevole. Il volto della festa è quello del 19enne Yeman Crippa, delle Fiamme Oro, grande protagonista della gara assoluta insieme a Stefano La Rosa dei Carabinieri. Dopo un appassionante duello lungo 10 km, il trentino di origine etiopi taglia il traguardo a braccia alzate e si laurea campione italiano di cross 2016, inaugurando così la carriera fra i senior. Dopo una carriera giovanile condita da 2 titoli europei under 20 consecutivi e un bronzo sui 5.000 in pista, con la sua prima vittoria tricolore fra i grandi, l'argento va alla Rosa, capace di rispondergli colpo su colpo, il bronzo a Patrick Nasti delle Fiamme Gialle. Nella classifica femminile la gara vede nei primi posti l'ugandese del CS la Marie Juliet Kewell e la britannica vice ridata di corsa in montagna Emily Collange. Il titolo italiano è invece della siciliana Silvia La Barbera. Alle sue spalle convince il rientro della compagna di club Federica Del Buono, seconda campionessa under 23, mentre il bronzo va ad Elisa Desco. Lo scudetto maschile è conquistato con margine dall'esercito, quello femminile dall'atletica Alta Valtellina, che si impone grazie a un terzetto con Collange, Desco e Besco, interamente formato da specialiste della corsa in montagna. A livello giovanile sono da registrare 2 vittorie di grande autorità del campione europeo junior dei 10.000 Pietro Riva dell'Atletica Alba e dell'azzurrina Ilaria Fantinelle dell'Ana Feltre. Seconda, dopo innumerevoli titoli giovanili, è Nicole Reina, ieri frazionista nella staffetta del Cruz Pro Patria Roma e vincitrice del titolo. Tra i cadetti, infine, affermazioni di Francesco Guerra e Asia Elmasi. Solo applausi e promosse a pieni voti per la Gubbio Runners, assoluta protagonista dell'organizzazione dell'evento, sia per la qualità e le dimensioni della kermesse organizzata, tanto da far candidare in diretta Rai la stessa Gubbia sede dell'Europeo di Cross, ipotesi sulla quale il presidente della Gubbio Runners Marco Busto si è detto lusingato. Una grandissima manifestazione che ricorderanno tutti negli annali della fila, e per i risultati e per lo spettacolo e per le bellezze di Gubbio. Sinceramente abbiamo avuto i complimenti da parte di tutti e non siamo, diciamo, non ci possiamo vantare di quello che abbiamo fatto, ma quello che abbiamo fatto veramente bene, con una cerimonia ieri sera in piazza Grande, che ci ha lasciato tutti a bocca aperta. Gubbio è stata meravigliosa e hanno detto che, siccome abbiamo imparato bene la questione, sono pronti a darci anche qualche altra bella manifestazione. Il rombo dei motori è qualcosa che affascina sin da piccoli. Non a caso, oltre al classico pallone, che non può certo mancare nell'infanzia di un bambino, il giocattolo successivo a cui si dedicano le prime attenzioni sono proprio le macchine, dalla più famosa Formula 1 fino alle classiche macchine da rally. Impossibile poi non appassionarsi, tanto da intraprendere poi anche una vera e propria avventura, quando da piccolo il paddock del Trofeo Fagioli era praticamente sotto casa tua e quelle macchine da giocattoli si trasformavano in gioiellini da poter ammirare e toccare anche con mano. Ecco come in maniera un po' romanzata inizia la favola al volante di Paolo Biccheri, ugubino di 42 anni che venerdì sera sarà premiato con il titolo di campione regionale dopo un 2015 da urlo alla guida della sua Renault New Clio Cup. Un cammino eccezionale quello del pilota griffato Speed Motor Gubbio, la scuderia della Pantera Rossa Nera di Tiziano Brunetti, capace di tagliare un traguardo importantissimo dopo un cammino lungo fatto di qualche incertezza, da Orvieto, dove parta a casa un primo posto di classe e un primo posto assoluto, alla celebre gara dello Spino con un terzo di classe assoluto, la gara di casa del Trofeo Fagioli con un secondo posto di classe ed un secondo assoluto prima del fuoripista di Ascoli, che non gli ha permesso di presentarsi sulla linea di partenza delle gare della Sarnano Sassotetto e la Rieti Terminillo, prima di riprendersi con il quarto posto di classe a Pedavena, il secondo
secondo posto assoluto e secondo di classe a Civita di Castelmonte, per chiudere nella gara che gli ha valso il titolo umbro, ovvero l'Individual Race di Magione, dove nelle tre gare in programma Biccheri ha centrato un terzo, un secondo ed un primo posto, quest'ultimo centrato in seguito ad una battaglia accesissima ed entusiasmante con il collega Lilli. Insomma, un 2015 da ricordare per il pilota ugubino che dal 2005 al 2009 ha corso per la scuderia Fabriano, prima della parentesi 2010-2011 con il team Racing Gubbio e il definitivo approdo alla Speed Motor Gubbio, con l'augurio di ripetere e magari, perché no, migliorare il proprio rollino di marcia tra poche settimane dall'inizio della stagione 2016. Con la tua Renault New Clio ti sei tolto numerose soddisfazioni, per ultimo questa, una stagione sicuramente da incorniciare, sperando anche in un futuro ancora migliore. Ma sicuramente sì, perché diciamo siamo partiti con un intento non preciso. Siamo partiti dalla Castellana con un buon primo posto di classe e gruppo, un assoluto, e da lì strada facendo siamo andati sempre diciamo migliorando, facendo sempre ottimi risultati, da un secondo posto di Gubbio, un terzo posto di Pieve Santo Stefano, abbiamo fatto quarto a Pedavena Croce Daune, quinto assoluto e un secondo di classe, secondo assoluto a Cividale Castelmonte. Questo per quanto riguarda le salite. Poi diciamo anche in pista l'individual race per quanto concerne diciamo per il trofeo di regionale abbiamo fatto un terzo, un secondo e un primo posto. Poi l'ultima gara abbiamo proprio diciamo combattuto sul filo del rasoio con il grande amico Walter Lilli. Non è nemmeno facile trovare le giuste risorse per poter competere con altri che invece possono poggiarsi anche su sponsor magari più validi e anche che hanno maggiori possibilità di poter investire in questo settore. Ma sicuramente sì, diciamo noi si parte sempre con lo spirito diciamo agonistico, sì, però diciamo è passione pura. Poi chiaramente qualche aiuto non guasta perché giustamente è abbastanza impegnativo come sport, però per noi l'importante è andare avanti con la passione, poi si vedrà insomma. È possibile oggi fare degli obiettivi o comunque sia potersi immaginare cosa raggiungere nella prossima annata? Non è facile perché diciamo si parte sempre in quella maniera lì. Partiamo per le gare che a noi piacciono, poi se come quest'anno viene fuori che andando avanti c'è sempre qualcosa di buono, lo stimolo poi viene, come si dice, l'appetito viene mangiando, quindi proviamo, si prova a ripartire per quello che è la stagione, diciamo il TVM Nord in particolar modo per quello che riguarda la salita, perché diciamo con la mia macchina abbiamo come titolazione TVM Nord, Trofeo Italiano Velocità Montagna. Per il momento non ci hanno concesso il campionato italiano, poi il CVM, però parlano che dal prossimo anno forse ci sarà, quindi quest'anno andremo di nuovo per il TVM Nord e se riusciamo anche l'individual race diciamo per il titolo umbro ci proveremo anche su quello, proveremo. Ribalta nazionale per gli arcieri Rocca Flea, una compagnia di arcieri di Gualdo Tadino che è riuscita a conquistare il primo posto ai 43esimi campionati indoor di tiro con l'arco nella specialità arco nudo che sono svolti recentemente a Rimini. Gianluca Merli, Marco Pannacci, Marco Nati qui con noi per parlare appunto di questo importante riconoscimento. Allora Gianluca, com'è stato questo evento, questa due giorni di Rimini con prima le qualifiche e poi la finale che credo sia stato un momento per voi veramente bellissimo? Beh sì, questo momento diciamo l'aspettavamo ormai da 3 anni perché eravamo in finale ben 3 anni consecutivamente e il giorno prima abbiamo fatto la gara diciamo di qualificazione dove comunque sia siamo arrivati primi e Marco è arrivato anche secondo di categoria e Marco Nati invece è arrivato quarto. E poi c'è stata il giorno dopo la finale, diciamo, in cui vi siete scontrati contro la società Apuana. Com'è stata la finale? Beh, magnifica. La prima gara di qualifica noi abbiamo fatto 6-0, abbiamo tirato molto bene. La seconda abbiamo la semifinale, quindi sempre 6-0 e diciamo abbiamo chiuso la finale con un netto 6-0.
per Marco Pannacci anche la soddisfazione, diciamo, di conquistare un riconoscimento personale in questa manifestazione. Sì, per me è stato un grande campionato italiano, conquistando il secondo posto di categoria e poi agli assoluti nel giorno delle finali terzo posto. Quindi veramente contento, poi coronato dai due successi a squadre su cui puntavamo principalmente, quindi veramente soddisfatto. Come è stato, diciamo, come nasce l'alchimia in questo team, diciamo? Beh, nasce da durante oramai tanti anni in cui si trova le domeniche a fare le gare insieme e poi nell'ultimo periodo, ovviamente, quando prepariamo la squadra, ci si trova in palestra e ci si allena insieme. Marconati, un'attività che nasce appunto a Gualdo Tadino, in via del Biancospino, vicino alla pista ciclabile appunto sì. Di Gualdo, un'attività che è davvero fulgida anche dal punto di vista giovanile, perché anche i giovani della compagnia Arcieri Roccaflea hanno riportato ottimi risultati. Sì, abbiamo vinto il campionato a squadre di categoria per gli allievi Arco Nudo con Federico Acciari, e Mattia Anderlini e Capoccia Lorenzo. Poi si era qualificato anche Alessandro Bossi nella categoria olimpico allievi, che però lui non è riuscito a salire sul podio. E poi Federico Acciari ha vinto anche l'argento nella categoria allievi arco nudo sempre. Obiettivi futuri per quanto riguarda, diciamo, la vostra attività? Obiettivi futuri, allora, ci abbiamo da organizzare due gare qui a Gualdo Hunterfield, che è un'altra categoria, e ci abbiamo il campionato regionale e una gara di qualifica per il circuito Grand Prix, che è un circuito a livello nazionale federale organizzato dalla Federazione Italiana Tiro con l'Arco, di cui l'anno scorso la prima finale l'abbiamo organizzata noi a Gualdo su a Valsorda. Marco, un'attività che chiunque ovviamente abbia la voglia di cimentarsi la può fare. Sì, noi abbiamo dei corsi con istruttori federali che facciamo dal martedì e il giovedì dalle 5:30 alle 7:30. Chiunque vorrebbe avvicinarsi a questo sport può venire lì alla pista ciclabile e trova sempre qualcuno disponibile. Pronta a ripartire la stagione della Gubbio Ciclismo Mocaiana, punto di riferimento storico da oltre 50 anni per quanto concerne il ciclismo giovanile regionale e nazionale, nata come Velo Club Mocaiana, che ha poi assunto negli anni 80 la nuova denominazione societaria. Per il terzo anno consecutivo è stato il ristorante Il Faro Rosso di Montanaldo di Gubbio ad ospitare la presentazione dei team giovanissimi esordienti allieve juniores della Gubbio Ciclismo Mocaiana e della squadra Elite Under 23 dell'Acque Sapone Team Mocaiana. Saranno dunque 5 le formazioni ai nastri di partenza, con oltre 50 atleti pronti a spingere su pedali nei prossimi mesi, che saranno guidati da 11 direttori sportivi suddivisi nelle varie categorie. Una nuova sfida attende nel 2016 il team Mocaiana, che oltre ad affrontare gare regionali e nazionali con le proprie squadre, organizzerà corse per giovanissimi, esordienti, allievi e juniores, nel tentativo e nella speranza di confermare e migliorare l'ottimo lavoro eseguito negli ultimi anni. La diramazione in due differenti società vede quest'anno la Gubbio Ciclismo Mocaiana capeggiata sempre da Luigi Barbi, con Massimo Pascolini e Franco Berettini vicepresidenti e Stefano Marionni team manager, mentre nell'Acque Sapone team Mocaiana presidente è Pino Berettoni, con Paolo Merli e Katia Berlenga vicepresidenti. Presenti al primo ciak ufficiale anche Gabriele Damiani, assessore allo sport del comune di Gubbio, Daniele Costa, titolare dell'Acque Sapone per l'Umbria e la Toscana, Aldo Bettelli, medico sociale dei due sodalizie gubini, e Carlo Roscini, presidente della Federciclismo Umbra. Numerosi poi i rappresentanti di altre società umbre, genitori, sponsor, oltre agli amici e sostenitori della società gubina. Il tutto nel solito clima felice e spensierato che da sempre contraddistingue lo spirito e l'unità di intenti della Gubbio Ciclismo Mocaiana, società capace di far crescere i propri atleti con costanza e disciplina, senza però tralasciare l'aspetto puramente ludico, con l'auspicio che il 2016 sia un ulteriore anno di crescita e di sviluppo sull'onda lunga di quanto fatto nelle ultime stagioni. Sabato e domenica Foligno torna ad essere capitale del grande sport, come fu già per il Giro d'Italia, maxi evento cui si riferiscono le immagini, sarà presa d'assalto da decine di migliaia di turisti appassionati e curiosi. Le scuole domani chiuderanno alle 12, sospeso il mercato ambulante in via Nazario Sauro, via dei Mille, via Mezzetti e quello del centro storico, le strisce blu di Porta Romana e dintorni, ma anche gli stalli gratuiti del parcheggio dell'ex zuccherificio saranno off limits e la viabilità viene rivoluzionata.
campionata. Sabato il serpentone della Tirreno Adriatico arriverà per un primo passaggio in città tra le 14.25 e le 15.20 da Montefalco, toccando Torre di Montefalco, Scafali, Corvia e poi Via Manin, Via dei Mille, Porta Todi, Via Fratelli Bandiera, Ponte Nuovo, entrando nell'anello esterno al centro storico, Via 16 Giugno, Porta Firenze, Via 4 Novembre, Porta Ancona, Via Cesare Battisti, Porta San Felicianetto, Via Ottaviani, Viale Mezzetti e Piazza L'Alunno, riprendendo Viale Roma e passando da Sant'Eraclio per raggiungere Trevi. All'arrivo, previsto fra le 15.30 e le 16.30, i ciclisti percorreranno lo stesso circuito, arrivando in Via Nazario Sauro sotto al Parco dei Canapè. Dalle 8 alle 13.30 le uniche zone interdette risultano essere quelle di Via Nazario Sauro e Via Fratelli Bandiera, quindi i percorsi consigliati per accedere al centro storico sono l'ingresso da Piazzale Firenze, Via Gentile da Foligno e da Porta Ancona. Da Via Gentile da Foligno è consentita l'uscita su Via 4 Novembre nel tratto di Via Gentile da Foligno compreso tra Via Bollete e Via 4 Novembre. La viabilità all'interno del centro storico risulta poi libera. Sempre sabato dalle 13.30 fino alle 17 circa il divieto di circolazione interesserà tutte le zone dove passa la corsa, ovvero tutto l'anello esterno al centro storico. Unico accesso al centro sarà il ponte di Porta Firenze per poi uscire dallo stesso punto oppure da Via Gentile da Foligno in senso contrario a quello di marcia. Domenica 13 marzo dalle 9.30 alle 11.30 ci sarà il blocco del traffico con il divieto di circolazione che riguarderà il percorso di gara percorrendo il quale la Tirreno Adriatico lascerà Foligno. Piazza della Repubblica, Via 20 Settembre, Via Ciri, Via San Giovanni dell'Acqua, Via Palestro, Via Saffi, Via Nazario Sauro, Viale Roma. Sarà precluso per ovvi motivi di uscita e libero transito l'ingresso ad una parte del centro storico. Si è svolto per il secondo anno consecutivo sotto i Cinque Colli il campionato Centro Italia di Braccio di Ferro, giunto alla 17ª edizione ed organizzato dal team Braccio di Ferro Marche del presidente, nonché veterano assoluto della disciplina, Renato Consalini, anche se il vero deus ex machina dell'evento è stato l'eugubino Mirko Pierotti, atleta di caratura europea e vicepresidente del team marchigiano. Location è stato il ristorante Al Casellino e all'evento hanno partecipato una cinquantina di atleti provenienti da ogni parte della penisola, suddivisi secondo esperienze e peso in 5 categorie: juniores, esordienti, senior, open e femminile. Al torneo hanno preso parte anche atleti cubini della scuola di braccio di ferro della palestra Bodyline Center. Tra questi da segnalare la vittoria nella categoria femminile di Chiara Acciaio nel derby con Cristina Toteri, quest'ultima in veste anche di arbitro federale internazionale. Pietro Barboni ha conquistato il primo posto nella categoria esordiente fino a 95 kg, classificandosi anche quinto assoluto. Mirko Ramacci è stato eliminato al terzo turno nella categoria senior 85 kg, mentre proprio Mirko Pierotti nella categoria senior 75 kg braccio sinistro si è classificato secondo, una manifestazione di notevole impatto per una disciplina ancora poco praticata ma in grado all'ascesa, alimentata da passione ed dedizione di atleti ed organizzatori. 5 anni che la facciamo in queste zone, perché l'abbiamo fatta per 3 anni a Sansepolcro e la media era sempre intorno ai 50-55 atleti. Comunque anche oggi abbiamo raggiunto i 50 atleti, possiamo essere soddisfatti. Che mix è questa disciplina? È un mix di forza, e come 50% forza e 50% tecnica e velocità, perché uno può essere fortissimo, un po' più di un avversario, ma se l'avversario è molto tecnico e veloce prevale sull'avversario più forte. E poi conta, per questo sport conta tanto la passione, perché è uno sport minore e non ci sono soldi, dobbiamo qualsiasi trasferta. Perlomeno parlo personale, a livello mondiale ci dobbiamo spesare, moltissimo impegno ci vuole, cioè tanta passione soprattutto, perché è tanto, se non c'è la passione questo qui è uno sport che non si può fare. Ci sono tanti ragazzi che vengono a far parte del nostro team, 2-3 volte, vede che arrivano magari a vincere categorie esordienti, poi finisce lì perché dice ho raggiunto, invece no, perché si va sempre a crescere, poi a livello e anche europeo, a livello mondiale. È il secondo anno che lo facciamo, purtroppo quest'anno confronto all'anno scorso ho avuto un po' di problemi logistici dove farlo, però dai, sono abbastanza soddisfatto. Noi ci alleniamo tutti i giovedì sera presso la Bodyline e chiunque volesse provare, cioè, è completamente aperto a tutti.
Sono stati due giorni all'insegna della competizione e della scoperta delle bellezze paesaggistiche dell'Appennino Umbro-Marchigiano, grazie a Rocchetta Legend Marathon, primo campionato nazionale CESN, Centro Sportivo Educativo Nazionale, Mountain Bike e Bike Integrato, organizzato dal gruppo sportivo Avis Gualdo Tadino, in collaborazione con l'SD Free Bike di Fossato di Vico. Nonostante le funeste previsioni atmosferiche, il tempo non si è rivelato così malvagio come si prospettava e la gara si è svolta tra nuvole, qualche goccia di pioggia solo verso il finale e raggi di sole. Il percorso ha tenuto perfettamente, anche se la pioggia dei giorni precedenti ha appesantito il terreno e tutto si è svolto in totale sicurezza. Partenza dal centro storico di Gualdo Tadino, al cospetto della Basilica di San Benedetto, la stragrande maggioranza degli iscritti ha optato per il percorso marathon di 56 km, nonostante il maltempo, anche perché solo questo era valido per l'assegnazione del titolo italiano CESN, assegnato ad Alberto Laloni del GS Avis di Gualdo Tadino. Il grande mattatore di giornata è stato però Federico Rossi del Velo Club Cingolano. Partito subito alla prima salita, Rossi ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, chiudendo con il tempo di 2 ore 18 minuti 56 secondi. Secondo giunge Andrea Malatesta del Bici Adventure Team e terzo è Luca Codignoni dell'SD Sacat. Per la categoria femminile, vittoria invece per Lucilla Lispi del GS Avis Gualdo Tadino. Un ottimo pasta party con i prodotti tipici gualdesi, accolto tutti i partecipanti, a seguire premiazioni per tutti i concorrenti, con un ospite d'eccezione, Luca Panichi, il sindaco Massimiliano Presciutti a premiare e Giacomo Manci, assessore all'ambiente di Fossato di Vico. Momento toccante con la consegna di una targa in ricordo del caro amico e biker Paolo Antiga, scomparso nel 2011 in sella alla sua compagna di sempre, la mountain bike. La targa è stata consegnata al gruppo Pedalando di Roma, di cui Paolo è stato presidente per molti anni, da Antonio Fabi, una delle anime storiche della manifestazione, e nel giorno precedente la gara, presso gli impianti sportivi di Fossato di Vico, si è svolta anche la kermesse dedicata ai più piccoli con ben 150 bambini. Un bilancio davvero positivo in casa Avis Gualdo Tadino per una manifestazione che sarà certamente riproposta e rinnovata anche nel 2017. Terminata con un pizzico di rammarico, una stagione comunque altamente positiva per la TUM Perugia, capace di recitare un ruolo da grande protagonista nel girone C di B femminile di volley. Solo l'epilogo lascia un po' di amaro in bocca, con il terzo posto e dunque i playoff sfumati nella sconfitta casalinga con San Lazzaro e l'ultimo beffardo KO al tie-break nel derby di San Giustino. Per il resto nulla da eccepire alla compagine del presidente Massimo Patiti. Canastri di partenza presentava un roster rinnovato e ringiovanito, affidato sempre a coach Fabio Bovari. Il girone d'andata è stato quanto mai segnato dal fattore campo del Palevangelisti con le magliette nere che hanno dominato, cogliendo 7 vittorie su 7 partite disputate, mentre in trasferta una sola affermazione a Pescara e 4 sconfitte. Nel ritorno subito 3 vittorie consecutive e l'aggancio in piena zona playoff, poi la prima sconfitta casalinga con la diretta concorrente Bologna, quindi la vittoria a Cesena, un altro capo a Firenze, prima dello strepitoso successo casalingo con la capolista San Giovanni Marignano al tie-break. La vittoria con Pescara sembrava fungere da preludio per il rush finale, ma la caduta al tie-break di Montale Rangone, seguita dalle ultime due sconfitte in serie con San Lazzaro e San Giustino, hanno negato al sestetto perugino, che riposerà nell'ultimo turno, di accedere alla post-season, che si giocheranno San Giovanni Marignano, Orvieto e Bologna, anche se il punticino guadagnato in Alto Tevere ha legittimato la quarta piazza finale. Alla fine i numeri dicono 46 punti con 15 vittorie e 9 sconfitte, forse mancato un pizzico di cattiveria e determinazione nel momento decisivo, ma considerato che rispetto alle ultime stagioni l'età media di squadra si è notevolmente abbassata, il pollice resta alzato e il futuro in continuo divenire. Ora difatti resta da capire se per la prossima stagione la TUM confermerà, oltre allo staff tecnico, anche le giocatrici migliori, rafforzando ulteriormente la rosa per puntare senza mezzi termini alla Serie 2, oppure se continuare sulla linea verde intrapresa quest'anno, magari per recitare il ruolo di guastafeste del campionato. Nonostante il cielo grigio, è tornata a risplendere d'azzurro il Luzzi di Gualdo Tadino, che per il secondo anno consecutivo ha ospitato la nazionale Under 18 in un amichevole internazionale al cospetto dei parità della Romania. Spettacoloso per l'occasione lo scenario di pubblico accorso nell'impianto gualdese, con oltre 2000 spettatori che hanno ammirato ed incitato l'11 di mister Roberto Baronio, indimenticato regista di centrocampo di Lazio, Fiorentina, Brescia e visto per una stagione anche a Perugia, e da luglio scorso tecnico dell'Under 18 e vice allenatore dell'Under 19 nazionale. Presenti in tribuna per l'occasione Mauro Sandreani, assistente di Antonio Conte nella nazionale maggiore, il CT dell'Under 21 Gigi Di Biagio, il DS del Gubbio Giuseppe Pannacci, diversi allenatori professionisti, oltre al capo delegazione dell'Under 18, l'ex difensore tra le altre di Inter, Bologna, Atalanta, Massimo Paganin. Tra le iniziative legate all'evento spiccava poi vetrina azzurra realizzata dalla FIGC assieme al comune di Gualdo Tadino, con il sindaco Massimiliano Presciutti e l'assessore allo sport Emanuela Venturi, che hanno premiato Maglieria Contigiani e Fashion by Marta. Per quanto riguarda invece la
partita che chiudeva il ciclo stagionale dell'Under 18, il Ludi si conferma un vero e proprio fortino per i colori azzurri, visto che dopo la vittoria dello scorso anno per 2-1 sull'Iran, anche quest'anno è arrivato un successo ancor più rotondo, visto che l'Italia è riuscita a battere 2-0 la nazionale rumena. A decidere il match, una rete per tempo nella prima frazione al 34esimo, il sigillo del centrocampista Bordin, migliore in campo peraltro della partita, e nella ripresa ad arrotondare dopo 17 minuti ci ha pensato l'attaccante Tumminello su calcio di rigore assegnato dall'arbitro Pragliora di Terni per un fallo di Ghita sul centrocampista del Sassuolo Pierini. Un trionfo azzurro a tinte giallorosse, visto che sia Bordin che Tumminello militano nel settore giovanile della Roma, da segnalare peraltro che nella Romania giocava il figlio del grande Gheorghe Hagi. Alla fine però è stata la festa dello sport e di una città come Gualdo Tadino, che assieme al comune di Fossato di Vico del sindaco Mone Ferracchiato ha ospitato al meglio per il secondo anno consecutivo un evento di portata nazionale su espresso volere del numero 1 federale Carlo Tavecchio. E come detto dal sindaco Presciutti, se è vero che non c'è due senza tre, l'appuntamento è rimandato al 2017 per tornare a ridipingere d'azzurro il Carlo Angelo Luzzi. Numeri da capogiro, integrazione, crescita e soprattutto tanto divertimento sia nel giocare che nel far giocare a rugby. Bilancio d'applausi per il primo torneo nazionale di mini rugby Lupo di Gubbio, andato in scena nell'ultimo fine settimana ed organizzato da Rugby Gubbio, società attiva ad oltre 30 anni e divenuta un punto di riferimento a livello regionale e nazionale, soprattutto per le iniziative legate allo sviluppo delle nuove leve e del settore giovanile. Per l'occasione i campi di gioco erano il Beniamino Ubaldi e soprattutto il Pietro Barbetti, dove si sono svolte le finali delle varie categorie, dall'Under 6 sino ad arrivare all'Under 14. Per la prima edizione, appena andata in archivio, le cifre sono eloquenti: 58 squadre facente parte di 16 società sportive provenienti da tutta Italia, con oltre 1300 persone coinvolte nel torneo tra atleti, dirigenti, genitori ed accompagnatori. Nella due giorni molti degli atleti e partecipanti hanno alloggiato in strutture alberghiere del territorio gubino e nella serata di sabato hanno partecipato alla cena di gala organizzata nello splendido scenario della taverna dei Capitani in via Baldassini. Per quanto riguarda le formazioni vincitrici, la categoria Under 6, successo del Rugby Perugia per 2-1 al cospetto di Maroso Terni. Per l'Under 8, derby in famiglia tra le due compagini della Benetton Treviso, con la squadra A che vince per 4-1. Trevigiani sul gradino più alto del podio anche nell'Under 10 e nell'Under 12, sempre contro i bolognesi del Reno, mentre nell'Under 14 il Rugby Gubbio cede in finale per 5-1 contro i cugini del Rugby Perugia. Alla fine a trionfare come società è stata dunque Benetton Treviso, con i giovani rugbisti in erba premiati dall'azzurro giocatore della prima squadra di Treviso Ludovico Nitroglia, mentre il premio Fair Play Andrea Coccia è andata alla società Rugby Anzio, che si è distinta sia sul campo da gioco che per aver partecipato alle due giorni di torneo in tutte le categorie. E l'appuntamento è ora rimandato al 2017 nella speranza che il Lupo di Gubbio possa divenire nel tempo un vero e proprio gioiello dell'associazione gubina e al contempo un evento caratterizzante per il mini rugby della penisola. Quasi per scherzo abbiamo a novembre incominciato, a settembre abbiamo chiesto alla federazione l'ufficialità e a novembre ce l'ha riconosciuta, per cui siamo andati avanti con l'organizzazione. Una cosa che è partita per scherzo, però siamo arrivati a 60 squadre iscritte, 16 le società partecipanti, un po' da tutta Italia, c'è Treviso, c'è Milano, Colleferro, Anzio, Iesi e così via. Per un totale quasi di 700 partecipanti di ragazzi, più tutti i genitori e accompagnatori al seguito. La cosa bella è che ci stiamo divertendo anche noi organizzatori. Sicuramente c'è un po' di confusione, un po' di organizzazione, ma alla fine ci serve anche per fare gruppo tra di noi. Un ringraziamento particolare all'amministrazione comunale, alla Gubbio Calcio, al presidente Notari e al team manager Ramacci per aver messo a disposizione l'impianto, al Beniamino Ubaldi e a Enzo Panfini per aver messo a disposizione l'altro impianto. Con questo spirito di collaborazione penso che le cose si riescono e è un modo per far venire il miglior modo possibile. Un egubino sul tetto d'Italia, performance da applausi per Alessandro Argentina, 26enne fighter della palestra Bodyline Center di Gubbio, capace di vincere il campionato italiano Serie B di Submission Fighting, disciplina nota a livello europeo anche col nome di grappling, uno stile di lotta in cui lo scopo è portare a terra l'avversario e costringerlo alla resa con una tecnica di sottomissione. L'evento si è consumato nello scenario del Rimini Wellness, la fiera del fitness più importante della penisola, con il 10° campionato nazionale della federazione ADCC. Ben 310 gli atleti
atleti che hanno partecipato al campionato, di cui 16 nella categoria di competenza di Argentina, ovvero nei 70 kg, tutti d'alto livello e appartenenti a prestigiosi team. La formula degli incontri era di eliminazione diretta, partendo dagli ottavi, per poi passare quarti, semifinale e finale. Argentina ha vinto gli ottavi per squalifica dell'avversario, fuori dal margine di peso consentito per la categoria di appartenenza, vincendo poi ai quarti per sottomissione dell'avversario, dopo soli 20 secondi, per una leva articolare al braccio denominata armbar. Argentina ha poi vinto la semifinale punti per 3-0 e trionfato in finale in rimonta al cospetto del forte Fabio Valtalcoli della società Free Fighting Academy di Forlì del tecnico Davide Scavone, usando sempre la tecnica dell'armbar. L'atleta gubino, accompagnato nella trasferta riminese dall'allenatore e preparatore tecnico Alessio Acciaio, che funge da vero e proprio coach assieme a Luigi Pettinelli, e dal preparatore atletico Mirko Ramacci, si allena alla Bodyline Center ed è da 2 anni che pratica questa disciplina, in cui è riuscito ad ottenere ottimi risultati, come il successo nella Coppa Italia di Serie C, la medaglia d'oro ottenuta nella kermesse romagnola, e però senza dubbio l'apice della giovane carriera sportiva di Argentina, che è riuscito a raggiungere tale affermazione grazie ad ore ed ore di intensi allenamenti, coniugati a grande spirito di sacrificio ed una passione immensa per questo sport, con l'obiettivo ora di continuare sulla strada intrapresa verso nuovi e magari ancora più prestigiosi traguardi. È Nicolas Kicker a portare a casa la seconda edizione degli internazionali Città di Perugia Blue Panorama Tennis Cup, il Challenger ATP organizzato dalla MEF Tennis Events e disputato su suggestivi campi in terra rossa del Tennis Club Perugia. Nella finale della rassegna, sul centrale Guerrieri, dove hanno trovato posto tantissimi appassionati, l'argentino, testa di serie numero 8, ha battuto in rimonta il mancino sloveno Blazarola con il punteggio di 2-6, 6-3, 6-0. L'atto conclusivo della manifestazione ha visto protagonista in ambio proprio Rola, capace di martellare con il suo diritto l'avversario oltremodo falloso. Perse il primo set, però il sudamericano non si è abbattuto ed anzi ha iniziato ad alzare il ritmo, trovando le contromisure al gioco dello sloveno. Impattata la contesa, il terzo set è stato un autentico monologo albiceleste, con Rola incapace di ribattere la palla sempre più pesante dell'antagonista. Braccia al cielo per Nicolas Kicker, che con i 90 punti conquistati grazie a questo trionfo, con ogni probabilità raggiungerà il suo best ranking, che ad oggi è la 150esima posizione ATP. Kicker era riuscito ad avere la meglio ai quarti dello spagnolo Roberto Carbayes, regolando poi in semifinale il talentuoso svedese di origini etiopi Elias Imer, mentre Rola era riuscito a strappare il pass per la finale, eliminando ai quarti il favoritissimo Dutra Silva ed in semifinale l'altro argentino Juan Ignacio Londero. Per la sudamericano anche il torneo di doppio ha andato alla coppia a testa di serie numero 1 del tabellone, formata dal brasiliano Rogério Dutra Silva, che si è preso una bella rivincita dopo l'eliminazione dal singolare quarti di finale, e dall'argentino Andrés Molteni. In finale hanno superato con il punteggio di 7-5-6-3 il colombiano Nicolas Barrientos e l'altro brasiliano Fabrício Neis. Particolarità per Andrés Molteni, si tratta del secondo titolo in 2 edizioni del Challenger perugino, visto che un anno fa portò a casa l'ambito trofeo in coppia con il connazionale Andrea Collarini. E alla fine il bilancio del torneo, organizzato dalla MEF Tennis, del presidente Marcello Marchesini, con l'ex grande tennista azzurro Francesco Cancellotti, direttore tecnico, è stato più che positivo, con numero di presenze raddoppiate negli ultimi 2 giorni di gare, per un evento divenuto già un punto di riferimento nel panorama tennistico nazionale. Ma non finisce qui, perché dal 4 al 10 luglio ci sarà un altro Challenger ATP, ovvero gli internazionali dell'Umbria di Todi, arrivati alla 10ª edizione, e poi dal 18 al 24 luglio la grande novità degli internazionali Città di Gubbio, torneo ITF con $10.000 in palio, che avrà come scenario i rinnovati impianti del Circolo Tennis Gubbio. Si è chiusa con un bilancio saldamente positivo la 10 giorni del nuoto Tifernate. Difatti, dopo le emozioni e i record del meeting Italo Galluzzi, ottimi riscontri anche per un altro appuntamento divenuto oramai un classico a Città di Castello, ovvero la Tifernum Tiberinum, meeting nazionale di nuoto giovanile, giunto alla 21ª edizione. Nonostante le avversità legate alle condizioni meteo, i numeri della kermesse sono stati ottimi per la grande soddisfazione degli organizzatori, in primis il CNAT del presidente Massimo Giovannini, oltre ad amministrazione comunale, nuotatori tifernati e Polisport del presidente Angelo Monaldi. Per l'occasione, difatti, sono approdate a Città di Castello nel fine settimana oltre 4.000 persone tra atleti e accompagnatori, ed il meeting ha compiuto passi in avanti significativi anche dal punto di vista tecnico, grazie ad atleti di altissima caratura dal punto di vista giovanile. Performance d'applausi per Alessandro Pinzuti, classe 1999 della società Sport Cortona, che torna a casa con il secondo tempo italiano stagionale su 50 rana, percorso in 28 secondi e 92 decimi, e si aggiudica il premio come migliore prestazione maschile, mentre in campo femminile il
podio d'onore è per Elisa Taccioli, che nei 400 ha fermato il cronometro a 4 minuti 27 secondi 49 decimi. Per quanto riguarda le classifiche finali nella categoria esordienti B, ovvero atleti nati nel 2005-2006 ed atlete nati negli anni 2006-2007, primo posto per la Libertas Rani Dantes Perugia. Subito dietro si piazzano il 108 Bastia e l'Azzurra Race Team. Rimarchevole anche il quarto posto dei piccoli atleti del CNAT 99 dell'allenatore Paolo Tosti, a pochissimi punti dalle altre società sul podio. In campo assoluto, gli atleti locali, pur impegnandosi al massimo delle loro possibilità, tanto da migliorare in molte gare i loro tempi limite, non sono riusciti a difendere il titolo, che è andato con pieno merito alla Bis Sauro Pesaro, davanti proprio agli atleti del CNAT 99 e alla Swim Project di Bastia Umbra. E alla fine il maltempo, che rischiava di mettere a serio rischio la riuscita dell'evento, non è stato che un piccolo ostacolo, superato grazie all'alto livello delle società presenti, oltre che degli atleti in gara, senza dimenticare la grande partecipazione del pubblico. Alla fine, l'Italo Galluzzi e la Tifernum Tiberinum, nell'arco di due settimane, hanno portato oltre 5.000 persone negli impianti delle piscine di Città di Castello, divenendo così un volano di promozione del nuoto, ma anche della città, trasformando le decisioni del nuoto non solo in un meeting di grande valore dal punto di vista tecnico, ma anche una manifestazione di assoluta rilevanza dal punto di vista turistico per il territorio Alto Tiberino. Un'edizione da record, quella egubena dei 62esimi campionati nazionali Libertas, che si sono svolti da giovedì a domenica alla piscina comunale di Gubbio, evento organizzato dal Centro Nazionale Libertas con l'approvazione della Federazione Italiana Nuoto, oltre alla società gestore della piscina, Azzurra Team, e l'appoggio del Comune di Gubbio per un campionato riservato alle categorie esordienti C, esordienti B, esordienti A, ragazzi, juniores, assoluti. Nella giornata di giovedì, da segnalare i successi nei 50 metri stile libero, junior, di Andrea Leonardi del Nuoto Club 2000 di Faenza, e di Ilenia Frisoni della polisportiva comunale Riccione, che si ripeterà anche nei 100 assoluti, mentre nei 50 metri stile libero junior femminile trionfa Alessandra Panza del Nuoto Libertas Perugia. Venerdì invece la perugina Panza si ripete nei 100 metri farfalla junior, ma poi è dominio bolognese con le società Presidente Bologna e polisportiva Villaggio del Fanciullo, capaci di riportare a casa ben 10 medaglie d'oro ed oltre 20 piazzamenti sul podio. E nella giornata di sabato la perugina Panza classe 2001 cala il triplete nei 100 metri stile libero junior, ma le bolognesi continuano a fare incetta dei primi posti piazzamenti, con la polisportiva Villaggio del Fanciullo che legifera in ben 4 staffette e capace di ottenere altre 6 medaglie d'oro, mentre la President Bologna ne aggiunge altre 3. Ottima performance del perugino Luca Carta, classe 2000, nei 200 metri stile libero ragazzi, secondo e terzo anno maschile. E tra le altre società, medaglie anche per il Libertas Nuoto Chivasso, Libertas Nuoto Forlì, Via Diana, Nuoto Libertas, Team Nuoto Forlì, senza dimenticare i team piemontesi di Torino e Roero. Domenica è stata la giornata delle premiazioni del commiato per una kermesse capace di ospitare sotto i 5 colli oltre 900 atleti facente parte di ben 20 società e 7 regioni della penisola rappresentate, un evento che ha reso la città un vero e proprio villaggio dello sport giovanile che ha tutti i prodomi per essere ripetuto il prossimo anno, peraltro arrivato proprio in coincidenza con l'inizio di un'estate che si preannuncia davvero ricca per quanto concerne gli avvenimenti sportivi di caratura nazionale ed internazionale che avranno sede a Gubbio tra gli internazionali di tennis, il mondiale IFMAR di automodellismo e il trofeo Luigi Fagioli. Cala il sipario sulla 33esima edizione del Torneo delle Regioni, la rassegna giovanile di volley più importante della nostra penisola che mette appunto in palio il titolo di campione d'Italia. A trionfare quest'anno nell'edizione 2016 delle Kinderiadi, questo è il nomignolo della manifestazione in virtù dello stretto rapporto di partnership con Kinder, lo sponsor da sempre vicino alle sorti del movimento pallavolistico in Italia, è stata la Regione Veneto per quanto riguarda la classifica femminile under 15, capace di scucire lo scudetto dal petto delle campioni in carica della Lombardia. Nella categoria maschile under 16 invece è la Puglia a mettere fine al dominio incontrastato della Lombardia degli ultimi 3 anni. Alla fine il bilancio per il movimento Umbro non può però affatto lasciar scontento nessuno. L'under 16 maschile infatti ha subito messo in chiaro sin dalla fase iniziale quella a gironi di non voler affatto farla comparsata nell'edizione che vedeva appunto l'Umbria come società ospitante. All'esordio il Molise è stato spazzato via 3-0. Stessa sorte è capitata alla rappresentativa campana che ha dovuto alzare bandiera bianca sullo stesso punteggio. Un unplay che ha fatto subito salire alle stelle l'entusiasmo della squadra di Sideri, che ha lasciato solo le briciole di un set alle Marche nella gara successiva, centrando quindi la terza vittoria consecutiva prima dello stop contro la Lombardia, un KO che si è poi ripetuto anche contro il Piemonte e successivamente anche contro la Liguria, in una gara che lascia molti rimpianti agli umbri, poco cinici quando c'era la possibilità di mandare la gara al tie break. L'avventura si è chiusa comunque all'insegna del sorriso con la selezione di Sideri, che è poi riuscita a tirar fuori gli artigli graffiando l'Alto Adige nella gara finale che veleva l'assegnazione dell'11° posto.
Stessa partenza razzo anche per la squadra femminile under 15. Ai gironi le ragazze di scacciano lasciano praticamente scampo a Basilicata e Alto Adige, entrambe sconfitte per 3-0. Il sapore amaro della sconfitta, di misura peraltro, le giovani umbre lo masticano nella successiva gara contro il Lazio. Contro le Marche, altra sconfitta, ancora per 2-1. Contro l'Emilia Romagna, invece, non c'è partita. La selezione del duo Marcello Galli e Giacomo Gentili è una spanna sopra le avversarie, che liquidano la pratica con un inappellabile 3-0. Con le ossa rotte, la selezione femminile esce anche dal confronto proibitivo contro la Lombardia, che vince tutti i tre set. Le umbre ritrovano la strada del successo nella gara contro la Liguria, che assicura lo spareggio per il nono posto contro Trentino, con la regione del Nord Italia che però condanna al decimo posto finale la selezione di scaccia. Una 5 giorni intensa ed emozionante, che ha però permesso il confronto sul campo tra i maggiori talenti delle varie regioni, una vera e propria finestra sul volley italiano che verrà. È stata un'emozione grandissima, perché all'inizio del torneo non pensavo di riuscire ad arrivare fino alla fine, e la stessa finale per noi era uno scoglio molto, molto grande da superare. Invece è andato tutto bene, cioè, non ho parole, sono felicissimo. Non ho scritto la storia? Sì, penso proprio di sì. Le ho detto ai ragazzi proprio ieri sera, parlando con loro, ho detto: se vogliamo rimanere nell'anonimato ci rimaniamo, se vogliamo scrivere la storia dobbiamo fare quest'ultimo sforzo. Siamo stati fantastici tutti, dal primo all'ultimo, perché dopo la prima giornata, che eravamo partiti male per vari motivi, non lo so, qui poi ne valuteremo, però poi non ci siamo più fermati, e io penso che oggi abbiamo fatto una finale fantastica. Siamo stati sotto il primo set perdendo 21-19, poi con la pazienza, con tanta determinazione, siamo riusciti veramente a tirare fuori tutto quello che avevamo dentro. Sono stati veramente bravi. E Gian Domenico Basso con la sua Ford Fiesta R5 a trionfare nella 44esima edizione del Rally San Marino, la kermesse motoristica di portata nazionale valida anche come quinta prova del campionato italiano e che oltre San Marino e Riccione aveva quest'anno come location anche Gubbio, con le prove speciali di San Bartolomeo e Nerbici a caratterizzare la seconda e conclusiva tappa. La gara è stata di fatto dominata da Basso, che si è aggiudicato 7 delle 11 prove speciali e conquistato il primo posto in entrambe le tappe del Rally del Titano, primeggiando anche a Gubbio in entrambe le prove speciali. Per il pilota di Montebelluna si tratta della seconda vittoria nel Rally di San Marino dopo il successo conquistato nel 2012. Secondo gradino del podio per il cesenate Simone Campedelli a bordo della Fiesta R5 marcata BRC. Sul podio anche Umberto Scandola, che dopo aver pagato una scelta non felice dei pneumatici nella prima tappa si è riscattato sulle strade cubine, conquistando punti preziosi in ottica campionato. Sfortunato ma comunque tenace il 9 volte campione del mondo Paolo Andreucci, che dopo la rovinosa uscita di strada nella prima tappa è tornato in gara proprio a San Bartolomeo Nerbici, raccogliendo i punti necessari per mantenere il primato nella classifica tricolore, arrivando a quota 57.50 punti, seguito da Scandola con 56 punti e Basso con 54.75 punti. Nel titolo tricolore costruttori sarà il comando la Ford con 75.75 punti, seguito da Peugeot a quota 64 e Skoda a 56. Per quanto riguarda il trofeo Rally Terra, al terzo round stagionale, primato per il sammarinese Daniele Ceccoli a bordo della Skoda Fabia S2000, seguito dal veronese Obling, altra Skoda ma R5, e dal veneto Nicolò Marchioro su Peugeot 208 T16 R5. Tra i giovani invece Giuseppe Testa è stato il migliore del Rally di San Marino e resta il grande favorito per il campionato Junior, con Marco Pollara principale contender, mentre Luca Panzani resta in pole per il campionato italiano due ruote motrici. Una manifestazione davvero spettacolare e coinvolgente, con tanti appassionati della disciplina che hanno costeggiato il percorso di gara sia San Bartolomeo che Nerbici, e diversi cubini presenti e pronti a sostenere piloti e scuderie, pronti anche a dare una mano negli incidenti e nelle defiance dei piloti durante il tragitto. Un evento rallistico di tale portata peraltro mancava sotto i cinque colli da svariati anni, e la speranza è di poter bissare la felice esperienza appena trascorsa anche nel 2017. Una cavalcata straordinaria è quella che per un'intera settimana ha visto protagonista Mijan Zekić, tennista serbo capace di partire dalle qualificazioni e di portare a casa la decima edizione degli internazionali dell'Umbria Città di Todi Tennis Cup. Nella combattutissima finale sul centrale Blue Panorama Airlines, Zekić ha superato dopo oltre 2 ore e mezza la resistenza del talentuoso azzurro Stefano Napolitano, cui l'organizzazione del torneo aveva concesso una wild card. Un atto conclusivo di grandissimo livello, una battaglia sportiva che ha esaltato lo spirito da autentici fighters dei contendenti, abili
lottare punto su punto. Il primo set ha premiato il 21enne biellese che, facendo leva su un gioco molto aggressivo, si è imposto al tiebreak ed anche l'inizio del secondo parziale è stato di marca azzurra, con Napolitano andato velocemente sul 2-0 prima di subire la strepitosa reazione di Zekic, che ha trovato le contromisure all'avversario, molti punti dal servizio e, spinto da una grinta spaventosa, ha messo la firma su un'impresa da ricordare, con score finale che recita 6-7, 6-4, 6-3 in favore del serbo, capace di conquistare così il primo titolo ATP in carriera. Favori del pronostico, pienamente rispettati invece nel tabellone del torneo di doppio. Il successo infatti è andato alla coppia numero 1 del seeding, ovvero quella composta dai brasiliani Fabrizio Neis e Marcelo De Moliner, che nella finale ha superato la resistenza del tandem italiano formato da Alessandro Giannessi e Salvatore Caruso. Gli azzurri sono andati vicini all'impresa, opponendo un'ottima resistenza ai sudamericani, che occupano la posizione numero 191 del ranking mondiale di doppio. Primo set è scivolato via senza troppi problemi, appannaggio di Neis e De Moliner, che si sono imposti 6-1, quindi grandissima reazione del duo ligur-siciliano, con un 6-3 applauditissimo dal pubblico presente. Nel super tiebreak, però, i brasiliani sono tornati immediatamente a dettare legge e, dopo l'iniziale equilibrio, hanno preso il largo verso la vittoria finale, decretata dal 6-1, 3-6, 10-5. Grande soddisfazione da parte del comitato organizzativo, capeggiato dal responsabile di MF Events, Marcello Marchesini, senza dimenticare il direttore generale di Panorama Airlines, Giancarlo Zeni, e il sindaco di Todi, Carlo Rossini. Ed ora, dopo che il sipario è calato su Perugia e Todi, il trittico si chiuderà con la novità assoluta di quest'estate, ovvero gli internazionali Future Città di Gubbio, in programma da sabato 16 a sabato 23 luglio negli impianti del Circolo Tennis Gubbio, dove saranno presenti le migliori giovani racchette del globo. Colazione a stelle e strisce. È lo statunitense Derrick Maine il vincitore assoluto del 38esimo campionato del mondo di tiro al piattello specialità Sporting, che si è disputato allo Sporting Club Tiro al Volo Piancardato. Così come statunitense è anche il team senior, classificatosi primo subito davanti alla squadra italiana composta da Enrico De Tomasi, Marco Battisti e dagli umbri Samuele Sacripanti e Michael Spada, quest'ultimo figlio del commissario tecnico della nazionale Veniero Spada, anche egli in gara e posizionatosi quinto nella categoria senior. È stata un'edizione da record, che ha visto protagonisti quasi 1100 atleti provenienti da 41 diversi paesi in rappresentanza di tutti e 5 i continenti. Per quanto riguarda l'Italia, esploit assoluto per il team femminile formato da Martina Maruzzo, Carla Flammini e Katia Vaghi, primo assoluto con 477 punti nella categoria Lady. La stessa categoria singola è ancora Martina Maruzzo a eccellere, conquistando le medaglie di bronzo. Argenti invece per la squadra Super Veterani, di cui hanno fatto parte il perugino Giancarlo Ciofini, Enzo Gibellini e Giovanni Zamboni. Tornando alla classifica assoluta, primo tra gli italiani all'undicesimo posto è stato Davide Gasparini con un punteggio di 183/200. Da segnalare il quarto posto del team junior composto da Pietro Piccari Ricci, Simone Brussolo e Andrea Menga. La cerimonia conclusiva del grande evento sportivo si è tenuta al termine delle gare proprio al TAB Piancardato. Presente alle premiazioni tutti i vertici mondiali della Federazione Internazionale di Tiro con Armi Sportive da Caccia, presieduta da Jean-François Palincas. Abbiamo raggiunto questo traguardo, abbiamo ricevuto i complimenti del mondo come Piancardato, come Umbria, come Italia per aver organizzato questo evento e per aver gestito al meglio un'emergenza tale che, ahimè, il paradosso è quello che noi avevamo preparato delle botti con dell'acqua e con dei trattori per abbassare la polvere, invece abbiamo dovuto lottare contro la pioggia venuta dal cielo, ma ci siamo riusciti. Io sono soddisfattissimo, perché dopo tanto lavoro è tanti mesi che lavoriamo per questo evento e credo che sia riuscito alla grande. E un mio pensiero è che forse, veramente, questa è una cosa mia, che sia stato uno se non il migliore campionato del mondo da tanti anni a questa parte. No, siamo arrivati secondi a squadre dopo l'America e peccato, poi ci abbiamo tanto da recriminare perché venerdì è stata una giornata di pioggia e questo ci ha compromesso veramente tanto per i risultati. Siccome Val di Ceppo è in Serie B, la squadra di basket ponteggiana è riuscita ad ottenere questo meritorio, quanto importante riconoscimento, arrivandoci non direttamente sul campo, ma dopo una stagione davvero esaltante, con la fase di regular season del campionato regionale dominata, playoff vinti in una finale al Cardiopalma nel derby con Perugia, una fase nazionale davvero sopra le righe in cui è riuscito a ottenere lo spareggio per salire appunto in binazionale, perso in maniera direi alquanto interlocutoria per un fischio al supplementare con Firenze. Ma poi, e siamo con Paolo Pierotti, allenatore della formazione perugina, è arrivata comunque questa decisione della FIP che credo abbia in qualche modo fatto giustizia.
Sì, beh, noi eravamo andati incontro a delle decisioni tipo diciamo il ricorso, abbiamo fatto ricorso e anche ricorso in Corte d'Appello proprio perché eravamo sicuri dei nostri, del nostro fare, del nostro operato. Abbiamo fatto un'annata proprio trascinati da un entusiasmo incredibile, i ragazzi hanno risposto in maniera incredibile a tutte le chiamate e praticamente volevamo premiare questi sforzi fatti sia dalla società che soprattutto da ragazzi che giocano veramente perché veramente appassionati di basket e siamo andati fino in fondo. Poi sono incastrate un po' di cose, siamo stati premiati e ora trovarsi in Serie B è una bella sensazione, insomma è una cosa molto bella, voluta da tutti e affronteremo le difficoltà che c'è un doppio salto di categoria che comporta un doppio salto di categoria, quindi a iniziare dalle trasferte che saranno abbastanza lontane perché arriveremo a Taranto, Matera. Siccome Val di Ceppo ora fungerà da punto di riferimento anche dal punto di vista regionale per il movimento cestistico un po' arido, diciamolo, nella nostra regione, siccome Val di Ceppo che fa parte del circuito Basket Academy e che è riuscito a ottenere questi risultati nel tempo grazie alle proprie risorse, alle proprie forze, grazie allo sviluppo intero del settore giovanile, alla crescita dei ragazzi grazie ad educatori ed allenatori, e poi quando ti vai a incontrare squadre come lo stesso Firenze, Carabaglietti, che ha 50 presenze in A, una carriera intera in B, e vai a vedere che te la puoi giocare, credo sia un bel risultato, una bella soddisfazione. Sì, appunto è proprio di questo che parlavo, è il fatto di trovare giocatori di calibro, del calibro di Carabaglietti, ma come lui anche altri, insomma abbiamo incontrato anche la squadra di Cagliari aveva ottimi giocatori che hanno giocato una vita in Serie B e siamo riusciti a portare a casa la partita, spesso a portare a casa la partita, spesso siamo stati puniti come contro Firenze dal talento infinito di Carabaglietti, però tutto quanto noi l'abbiamo fatto con dei giocatori locali e questa è la cosa che ci inorgoglisce, comunque dà ancora benzina, mette ancora benzina nei nostri motori per il fatto di organizzare, perché uno dei grossi passi in avanti che vogliamo fare, per il quale stiamo lavorando, oltre il fatto della prima squadra in Serie B, è un'organizzazione del settore giovanile molto più dettagliata, molto più importante. Vogliamo alzare il livello, vogliamo lottare, vogliamo rimanere in Serie B. Non sarà facile, nulla è facile, però già l'anno scorso abbiamo visto che siamo riusciti a fare molto, insomma. Qualche aggiuntina in chiave mercato ci sarà? Sì, abbiamo bisogno di centimetri e di chilogrammi. Quando dico chilogrammi è per capire che veramente sono persone molto grosse, molto alte. Noi abbiamo giocato sempre molto leggeri invece. L'idea è quella di prendere almeno un paio di persone, logicamente sul ruolo di pivot o alla grande, in modo tale da aiutare i nostri esterni. E il 19enne Andrea Pellegrino, il vincitore della prima edizione degli internazionali Città di Gubbio Future, Emi Supermercati, Tennis Cup, Memorial Francesco Ledda, il tennista nativo di Bisceglie, ha difatti legiferato nella finalissima disputata in un circolo tennis Gubbio gremito da oltre 500 persone, 2-0 con i parziali di 7-5 e 6-1 al cospetto dell'argentino Coria, numero 1 del seeding, oltre che 300 al mondo. Pellegrino, considerato il miglior 1997 d'Italia e uno dei maggiori prospetti a livello internazionale, è seguito dal tecnico federale ed ex giocatore Gabriel Castrichella ed è reduce da due settimane ininterrotte di tennis, ma entrambi trionfali, visto che prima del torneo di Gubbio aveva già conquistato quello di Casinalbo. Sulla terra rossa del circolo gubino, l'atleta pugliese ha prima regolato Ceppellini nel primo turno, poi annientato con un doppio 6-2 il quotato francese Bonzi agli ottavi, per poi superare per la prima ed unica volta in 3-7 l'altro astro nascente Bamonde, peraltro suo compagno nel doppio. Quindi in semifinale altra perla contro il francese Jacques, numero 3 del tabellone, sconfitto 7-5-6-1 prima del trionfale atto finale. Nel doppio invece dominio transalpino con la coppia Jacques Bonzi che schiena 6-2-6-1 i sorprendenti Carne Colella, capaci di eliminare in semifinale la forte combo sudamericana composta proprio da Coria e dal brasiliano Dischinger. Per il resto il circolo tennis Gubbio è divenuto per 7 giorni fulcro cittadino non solo sportivo ma anche sociale, con grandissima soddisfazione della società organizzativa del Challenger Meff Events, del responsabile Marcello Marchesini, già capace di mettere in piedi con grande successo in seguito gli internazionali di Todi e Perù. Impegno e sacrificio massimale ripagati dal fulgido bilancio conclusivo, soprattutto però da parte del circolo tennis Gubbio del presidente Roberto Nuti, che dopo 35 anni di torneo Open ha deciso di effettuare un upgrade consistente, stimolante e di notevole impatto, anche grazie all'impeccabile lavoro del direttore del torneo Luca Ceccarelli, il tutto condito dal supporto dell'amministrazione comunale. E per questo già si parla di replicare, anzi di migliorare, il circus tennistico gubino nel 2017. Questa è una città, un pubblico che merita un torneo di più alto livello. Non
parlo adesso di un ATP Challenger, ma il pubblico trovato qua non l'ho visto mai nei miei 12 tornei ATP Challenger. Questa città merita sicuramente questo, il prossimo anno siamo obbligati a aumentare il montepremi perché è previsto un aumento da $10,000 a $15,000. È chiaro che per fare questo, per mantenere questo, abbiamo bisogno della vicinanza della città, delle istituzioni e anche degli sponsor locali. Quest'anno è stata una scommessa, l'abbiamo stravinta e quindi speriamo di avere l'appoggio di tutti quanti per la prossima edizione. Con Greiner non c'era nulla da fare. I primi minuti forse sì, ma una volta che ha preso il distacco, dato che comunque bisognava salvaguardare le gomme, perché oltre quello non potevi arrivare come Stin, diciamo l'ha vinta all'inizio, via, e poi ha dovuto solo gestire. Però comunque sapevo che la lotta per il secondo posto era dura, perché li vedevo tutti molto vicini, e ho tenuto la testa calma e nervisalli e ce l'abbiamo fatta. Questo è stato il più bel mondiale, credo, degli ultimi 20 anni. E quindi credo che l'Italia, da questo punto di vista, parlando dell'automodellismo, sport tra virgolette inferiore, sia quotatissima e forse il più bel posto dove venire a praticare questo sport. Ce ne sono tanti da ringraziare, non li faccio i nomi, ma è il gruppo del club automodellistico Cinque Colli che ha fatto sì che questo evento sia stato l'evento. Qui c'ho Dallas che è il capo mondiale del modellismo. Io avevo detto a loro sempre: noi a Gubbio non vogliamo organizzare un mondiale, noi altri vogliamo organizzare il mondiale, cioè l'evento che tutti si devono ricordare. Già nel 2009 dicevano che il livello era salito moltissimo e che tutte le piste europee dovevano prendere spunto da quello che avevamo fatto. Io penso che stavolta ci siamo superati. Si può guardare anche al futuro per altri eventi del genere in questo settore? Assolutamente sì, come club stiamo lavorando con la Federazione Europea, la Federazione Italiana e la Federazione Mondiale per cambiare categoria. Qui ormai con l'1 a 10 con questa categoria abbiamo fatto tutto. Ci siamo già proposti, forse un po' sfacciatamente, a livello, io sono un po' sfacciato, nel senso che già provarci. Sono tipo entrante. Ci abbiamo provato, adesso andremo in Austria, a Vienna a novembre, mi sembra, la GM, la riunione della Federazione Europea, per ricominciare una nuova avventura in un'altra categoria. Anche la 51esima edizione del trofeo Luigi Fagioli vola in archivio e lo fa con un nuovo imperatore che domina le due manche di gara interrompendo il dominio assoluto degli ultimi 10 anni targato Simone Fagioli. L'edizione 2016 infatti sarà ricordata per il successo del nipote d'arte Domenico Scola che trionfa mettendo in riga Danny Zardo e Omar Maiona con il tempo complessivo di 3:10:97. Dopo che era andato vicino al record stabilito appena un anno fa dallo stesso Fagioli, fallendolo a saldo per un solo secondo e una manciata di centesimi. Scola, che si è imposto nell'assoluta nella categoria delle monoposto e 2SS, riscrive il cognome calabrese sull'albo d'oro dei vincitori dopo che nel 1971 e 1973 erano state le due volte di Don Mimì, suo nonno e omonimo Domenico. Alle sue spalle hanno completato un podio ad alto tasso adrenalinico il trevigiano Danny Zardo, secondo assoluto in rimonta sulla Lola Zytec, il sassarese Omar Maiona, terzo assoluto al volante della Norma M20. Con la quale vince il gruppo delle biposto e 2SC. Subito a ridosso del podio Michele Fattorini, quarto assoluto e terzo di posto di gara 2, colto sull'Osella PA 2000 Honda. Per il giovane orbitano un risultato positivo che lo rende anche il miglior pilota ombro classificato. Applausi anche per Franco Cinelli, Adolfo Bottura, De Gasperi, Achille Lombardi e Luca Ligato. Tra i primi migliori piloti augubini troviamo invece i veterani Mauro Rampini e Gianni Urbani, rispettivamente 16° e 18°. Il gruppo E1 e 2SH è terreno di conquista di Manuel Dondi su Fiat, una vittoria cruciale in ottica tricolore regolando il romano Marco Iacoangeli. Nella monomarca delle Kia Venga 1.6 Turbo, alimentata a GPL del campionato italiano Energie Alternative, per la prima volta ospitato a Gubbio, la spunta dopo due tiratissime gare. L'abruzzese Francesco De Iulis, che resiste per mezzo secondo al tentativo di rimonta del leader di campionato Nicola Gonnella, vincitore in gara 2.
Fra le turismo in gruppo A domina la Mitsubishi Lancer della trentina Gabriella Pedroni, Lorenzo Mercati su Mitsubishi vince il gruppo N tenendo dietro l'esperto altoatesino Rudy Bicciato, leader attuale in CVM nella categoria Resi Start. Dopo una lunga e dura lotta, Giacomo Liuzzi vince con un solo decimo di vantaggio nelle due prove aggregate su Ivan Pezzolla e di appena 4 decimi su Oronzo Montanaro. Terzo successo consecutivo non in totale nella competizione delle auto storiche per Uberto Bonucci, con il tempo totale di 3:39:19, irraggiungibile per la diretta concorrenza del pisano Piero Lottini. Secondo, il complesso di San Benedetto ha fatto da teatro alla cerimonia di premiazione con la Speed Motor grande protagonista, vista la vittoria, la seconda dopo quella del 2014, della Coppa per Scuderie, arrivata grazie alle ottime prove dei vari Franco Manzoni, Romano Fortunati, Filippo Ferretti, Luca Giovannoni, Marco Sbrollini, Paolo Biccheri e il debuttante Riccardo Urbani. L'applauso finale va poi all'organizzazione del CECA, capace di gestire al meglio tutta la 3 giorni di competizione, con 256 piloti al via dei 268 iscritti, un'edizione da record che proietta già il comitato organizzatore alla prossima edizione 2017. Una giornata di sole e caldo tipicamente agostiana, fatto da splendida cornice al Gran Premio Mocaiana Memorial Martino Procacci, trofeo Acqua e Sapone, la gara di 120 km organizzata dalla Gubbio Ciclismo Mocaiana del presidente Luigi Barbi in collaborazione con la Proloco di Mocaiana del presidente Pierpaolo Mariotti. Era inserita come uno degli eventi di apertura della settimana dedicata alla festa della Madonna della Neve. Ad imporsi lungo il percorso che si è snodato lungo la campagna ugubina e non solo, lo junior laziale Mirko Iafrati del team Corale Europa Ovini conquista per distacco quindi la 48esima edizione della manifestazione. Il corridore di Monte San Giovanni Campano scatta dal drappello di battistrada attorno al chilometro 90 e inizia la sua cavalcata fino al traguardo che taglia in perfetta solitudine. Iafrati conquista così la sua terza vittoria stagionale. Sul secondo gradino del podio sale Federico Corvini della Sidermec Fratelli Vitali. Sul terzo Alex Ponti dell'Italia Nuova Borgo Panigale. Ospiti della rassegna la figlia di Martino Procacci, Marta, e non poteva mancare ovviamente Carlo Roscini, presidente della Federciclismo Umbra. Ai nastri di partenza si sono presentati più di 90 juniores che hanno dato vita ad un'entusiasmante gara, ricca di colpi di scena e anche delle solite cadute che caratterizzano ogni manifestazione. Grande applauso dunque all'organizzazione, capace come sempre di riscuotere successo e garantire lo spettacolo in gara. Qui parliamo della categoria juniores, una categoria internazionale con un'ottima partecipazione, eravamo più di 90, circa 90, anzi 92 atleti al via di questa manifestazione, quindi è una cosa importante. Con questa manifestazione, oltre allo sponsor, perché c'è il trofeo Acqua e Sapone, abbiamo voluto ricordare più che altro una persona importante per la Mocaiana, che è Martino Procacci, che era il babbo di tutti noi, cioè era il punto di riferimento della zona. Quindi abbiamo voluto dedicare questa manifestazione per ricordarlo. Poi alla partenza, come giuria e come staff tecnico, abbiamo voluto ricordare anche un'altra persona, un giudice di gara che è venuto a mancare, Bruno Lidino di Pierantonio. È ormai a tradizione, 48esima edizione del Gran Premio Mocaiana, la tradizione che si ripete da tantissimi anni, che trova qui una collocazione storica ormai per la nostra regione, non soltanto per la nostra regione. Qui c'è tantissima attività, c'è tantissima voglia di farci ciclismo, c'è tantissima voglia di far fare sport ai ragazzi, questo è l'aspetto più importante, tantissimo volontariato, dove d'altra parte magari si è in sofferenza da questo punto di vista. Devo dire che qui si trova tanta gente con tanto entusiasmo, tanta passione, tanta voglia di far bene, quindi i ragazzi hanno la possibilità di fare un'attività importante di altissimo livello, dai giovanissimi fino alla categoria di Thunder 23. Un fiore all'occhiello non soltanto per il ciclismo regionale, ma direi anche per il ciclismo nazionale. Quindi grazie agli amici di Mocaiana, grazie alla Gubbio Ciclismo Mocaiana, grazie all'Acqua e Sapone Team Mocaiana, che tanto danno al ciclismo regionale e nazionale, tanto si impegnano per far sì che questi ragazzi possano fare una sana attività sportiva. Giornata speciale nel Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia, dove alla presenza delle istituzioni regionali sono stati ricevuti e premiati gli olimpionici del tiro a volo, capaci di conquistare ben 5 medaglie nella recente rassegna brasiliana, mentre gli umbri della delegazione azzurra in Sud America, a partire da Diana Baccosi, nativa di Città della Pieve, campionessa olimpica nello skit, proseguendo per il perugino Mirko Cenci, direttore tecnico del Double Trap, e Sabatino Durante, responsabile delle relazioni esterne della federazione, insieme a loro tutti gli altri medagliati della federazione
presieduta da Luciano Rossi, come Chiana Cainero, campionessa olimpica a Pechino 2008 e vicecampionessa a Rio de Janeiro, dove ha perso solo nella finale tutta azzurra con Bacosi, e Gabriele Rossetti, capace di vincere, sempre a Rio, l'oro nello skit maschile. 9-7-5 perché 9 è il numero degli atleti che noi abbiamo saputo qualificare ai giochi olimpici, siamo stati la prima nazione al mondo. 7 perché 7 sono stati dei 9 atleti finalisti. Dei 7 che sono andati in finale, nel tiro a volo le finali sono composte da 6 atleti, ben 5 hanno preso le medaglie, di cui 2 oro e 3 argenti. Un successo straordinario che va a premiare la serietà, l'impegno, la dedizione dei nostri ragazzi, delle nostre ragazze, dei nostri tecnici, ma più in generale della nostra federazione tutta. Voglio partecipare a questo storico trionfo e dedicandolo ai primi 90 anni della nostra federazione. Direi che l'Umbria è diventato una parte importante del tiravolo, non italiano, ma direi internazionale e mondiale, in particolar modo da quando abbiamo un importante centro a Massa Martana, qui in Umbria, dove tutti coloro che stavano alle Olimpiadi sono passati per lì. Beh, si comincia da come ho cominciato io, da ragazzini, da piccolini, questo fuoco che entra dentro e alimenta poi la passione, di anno in anno sempre cresce, fino a portare, dopo tanti sacrifici e tanti bocconi amari, si riesce a portare qualche medaglia importante nel nostro paese, qui in questo caso nella nostra regione, nella nostra città di Perugia. Comunque sì, è come un puzzle, tutti i tasselli devono andare al loro posto e anche il fattore fortuna era il mio giorno. Questo sport viene visto come uno sport d'élite, non per tutti, comunque sia uno sport all'inizio oneroso, quindi anche il mio babbo all'inizio ha fatto tanti sacrifici per permettermi di praticare questo sport. Sicuramente portando a conoscenza maggiore, una maggiore informazione sia nelle scuole, perché sì, comunque sia è vero, maneggi un'arma, però ti dà la consapevolezza di quello che hai tra le mani. Siamo talmente abituati a fare le gare individuali che il nostro principale avversario è il piattello, quindi sul momento sì, si va a fare una finale in due italiane, però poi ognuno pensa a fare la gara per sé. È stata, credo, una bellissima cosa che abbiamo fatto. Io non pensavo che arrivassimo veramente a un duello così, io e lei per l'oro e l'argento. Io avevo sognato di poter fare una semifinale e poi accedere alla finale olimpica. Farla con lei, certo, ha un altro sapore, salire tutte e due sul podio è stato bellissimo. Io avevo ben chiaro questo sogno, diventato poi obiettivo già dall'anno scorso / due anni fa. Era un sogno, poi si è trasformato piano piano in obiettivo e ci ho creduto. Dal momento in cui sono stato convocato ci ho creduto perché sapevo le mie potenzialità, sapevo di aver lavorato bene. Nello sport c'è anche un pizzico di fortuna, però diciamo me la sono anche creata a un certo punto e sono contento di aver raggiunto questo obiettivo. Anche la 7ª edizione del Circuito delle Stelle Memorial Matteo Radicchi va in archivio, la più discussa visto che è rimasta in bilico fino alla prima metà di agosto per mancanza di fondi, tanto da essere confermata solo dopo la grande corsa di solidarietà di private aziende del territorio che ha permesso di coprire la parte mancante della spesa che serviva per il pieno svolgimento della manifestazione. L'edizione numero 7, che si è corsa venerdì 9 settembre, ha messo Gubbio al centro dei campionati dedicati agli atleti Elite Under 23, l'ultima categoria giovanile prima del definitivo salto dei grandi, facendo arrivare a Gubbio i migliori talenti del ciclismo italiano. Nonostante il cambio di data, si è registrato il solito successo di atleti e soprattutto di pubblico, allietato anche dal villaggio con stand gastronomici e bancarelle che hanno allietato curiosi e spettatori per tutta la serata. Prima della manifestazione, caratteristica e suggestiva come sempre, data la partenza intorno al tramonto e la bandiera a scacchi nella prima serata, ci ha pensato lo scalatore Luca Panichi, che ha omaggiato la memoria di Matteo Radicchi rendendosi protagonista della scalata da Piazza 40 Martiri fino a Piazza Grande, prima del via ufficioso della gara nella stessa piazza, con i ciclisti che hanno accolto con una grande ovazione e un lungo applauso l'ingresso dell'atleta in piazza. Venendo alla sfida, è stata una dura battaglia dalla quale è uscito vincitore Lorenzo Friscia dell'Alto Pack Eppela Lunata, precedendo sul traguardo uno dei favoriti come il moldavo Maxim Rusnak della Gragnano Sporting Club, in un testa a testa che ha proseguito fino a pochi metri dalla linea del traguardo. Gradino più basso del podio invece per Emanuele Onesti dell'Aran Cucine. Non hanno sfigurato nemmeno i portacolori dell'Acqua e Sapone Timmo Cagliana davanti al pubblico di
casa. Mattia Bucci infatti ha concluso ai piedi del podio, centrando la quarta posizione, consolandosi però ricevendo il premio speciale riservato al primo umbro classificato, ottavo piazzamento per Tiziano Lanzano. Buona gara infine per Michele Lupini, che non ha deluso al primo anno nella nuova categoria. Ora occhio e mente già proiettata al 2017, con il comitato organizzatore che cercherà entro breve tempo di mettersi subito all'opera per evitare i disagi che sono sorti quest'anno e assicurare ancora un proseguo ad uno degli appuntamenti più attesi dell'estate ugubina. Va in archivio la 20ª edizione della Corri Gubbio, la manifestazione organizzata dalla Gubbio Runners del presidente Marco Busto nell'ambito delle iniziative del mese dello sport, studiata su un percorso di 10 km che si sono snodati tra centro storico e immediata periferia, manifestazione abbinata alla passeggiata non competitiva Run for You. La partenza è avvenuta nella centralissima Piazza Grande, a dare il via il sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati, traguardo invece previsto in Piazza 40 Martiri, dove a tagliare per primo è stato Daniele Chiappini della Athletic Terni, che ha chiuso la gara in 38 minuti e 14 secondi, precedendo di un secondo il portacolori dell'Athletic Aiesi, Luca Coppari, terzo Marco Panfili dell'Athletic Taino, che ha chiuso in 39 minuti e 14 secondi. Il primo degli ugubini in gara, ricordiamo che non partecipavano alla gara i tesserati Gubbio Runners, impegnati nell'organizzazione della giornata, Gabriele Licata, sesto nella graduatoria generale, avendo fermato il cronometro in 40 minuti e 6 secondi. Nella classifica femminile invece, medaglia d'oro per Francesca Dottori della podistica Avis Deruta in 45 minuti e 9 secondi, la quale ha preceduto sul traguardo Tania Palozzi dell'Athletic Club Amelia e Cristina Mercuri della Winner Foligno. Una giornata splendida e in una cornice unica, 20 candeline per la Corri Gubbio, quindi siamo molto contenti, non si poteva che festeggiare con una festa di mille colori, tanta gente, questo ci fa ben sperare, ci dà forza per andare avanti. L'edizione 2016 del Gran Premio Team di San Marino della Riviera di Rimini è stata senza dubbio avvincente e spettacolare, e questa non è certo una novità, ma da annoverare anche nel libro dei ricordi del Misano World Circuit, perché proprio alla vigilia è arrivata una fumata bianca davvero importante. Ufficiale difatti l'accordo che lega Dorna, la società che gestisce il motomondiale, e i promotori del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, circuito di proprietà egubina, per altre 4 edizioni del grande evento, che nel weekend scorso ha celebrato in terra romagnola il suo 10° appuntamento consecutivo e rimarrà sul territorio dunque fino al 2020, un riconoscimento al lavoro di un team di assoluta caratura che in questo decennio ha consolidato il circuito intitolato a Marco Simoncelli fra i più accoglienti e sicuri a livello internazionale. Tornando all'edizione appena trascorsa, i numeri finali della 13ª tappa della MotoGP restituiscono più di ogni altro commento il successo del decennale del Gran Premio: oltre 158.000 spettatori nelle 3 giornate in circuito, sfondati il muro dei 100.000 nella giornata conclusiva. Grande successo anche per gli eventi collaterali del programma The Ride Land Experience, con una ventina di manifestazioni e spettacoli tutti partecipati dagli appassionati, molti nel ricordo dell'indimenticabile Marco Simoncelli. La grande festa in circuito ha confermato le attese e le gare in pista hanno visto la grandiosa vittoria di Lorenzo Baldassarri in Moto2, il secondo posto di Enea Bastianini in Moto3 e la seconda piazza per Valentino Rossi in MotoGP davanti a una marea gialla mai vista prima. Nel dettaglio, in Moto3 vince il leader iridato Brad Binder in una gara in equilibrio fino all'ultimo giro. Il duello con Enea Bastianini si è risolto infatti a poche curve dalla fine, grazie ad un bel sorpasso del pilota della KTM. Straordinaria prima vittoria in carriera di Lorenzo Baldassarri invece in Moto2, al termine di una gara giudiziosa e senza errori. Nel clou della MotoGP vince invece Daniel Pedrosa, ottavo in prova e autore di una grandissima rimonta davanti a Valentino Rossi e Jorge Lorenzo. Per lo spagnolo è la prima vittoria stagionale, mentre il leader mondiale Marquez chiude quarto mantenendo 43 punti di vantaggio su Rossi e 61 su Lorenzo nella classifica iridata. Sfortunatissimo invece Iannone, che ha subito una lesione vertebrale dopo una caduta nelle prove libere che lo ha costretto al forfè per il resto del Gran Premio. Bilancio iperpositivo per i promotori, che rimarcano come un evento come la MotoGP sia divenuto un prodotto turistico capace di tradurre in un indotto di oltre 7 volte superiore l'investimento profuso. La volontà del comitato organizzatore e del consiglio di amministrazione del circuito, capeggiato dal presidente Luca Colaiacovo, è quello di migliorare e crescere ulteriormente con l'impegno comune, da domani e per i prossimi 4 anni, per dare ulteriore sostanza al GP di San Marino. Un vero e proprio caleidoscopio della palla ovale dagli anni 50 ad oggi. Questa è la mostra Fango e Sudore, promossa dal Rugby Gubbio e patrocinata dalla Federazione Italiana Rugby, allestita nelle sale espositive di Palazzo dei Conti della Porta in Corso Garibaldi a Gubbio. A tagliare il nastro il sindaco di Gubbio, Filippo Mario Stirati, assieme all'assessore con delega allo sport, Gabriele Damiani, per una galleria rugbistica mai vista a queste latitudini. È difatti per la prima volta che in Umbria è possibile ammirare maglie, coppe, trofei, gagliardetti e memorabilia di vario genere e tipo
appartenenti al Museo del Rugby e per l'occasione è stata scelta una delle più rinomate città medievali della Regione Verde d'Italia, proprio a pochi giorni dall'inizio dell'omonimo festival. Un'occasione davvero unica nel suo genere, grazie al quale turisti, appassionati e curiosi potranno ammirare una collezione che copre un arco temporale di oltre 60 anni. Continuamente alimentata da donazioni e acquisizioni, sono infatti oltre 15.000 gli oggetti custoditi dalla Fondazione Fango e Sudore, il Museo del Rugby, con sede a Colleferro, in provincia di Roma. Al centro della collezione, naturalmente, le maglie, spesso scambiate a fine partita tra vincitori e vinti, con tanto di fango e sudore, appunto, ma anche conservate con cura dagli stessi atleti o dalle loro famiglie. Tra i cimeli più ricercati, le tante storiche maglie azzurre, tra cui quella indossata da Giovanni Dora nel primo test match della nazionale disputata a Barcellona nel 1929, di rilievo anche le maglie della prima iridata spedizione mondiale del 1987. L'esposizione resterà aperta fino al 30 settembre, tutti i giorni dalle 17 alle 20, con ingresso gratuito, e sarà aperta su prenotazione in orari diversi. La mostra inaugura la nuova stagione sportiva dell'Associazione Rugbistica Cubina per l'anno 2016-2017, che vede nuovamente aperte le iscrizioni ai corsi di rugby e mini rugby e che, come sempre, al suo attivo avrà categorie dall'under 8 all'under 18, una hold presente futuro tutto il territorio nazionale ed una senior che continua a giocare e presidiare la Serie C. Grandi atleti, campioni di livello internazionale, benamini acclamati ed ora anche ambasciatori dello sport. Sono stati difatti ricevuti nel Salone d'Onore di Palazzo Donini gli atleti umbri che, a vero titolo, hanno partecipato, peraltro con ottimi risultati, alle recenti Olimpiadi brasiliane. Presenti la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, insieme al vicepresidente con delega allo sport, Fabio Paparelli, al presidente del CONI dell'Umbria, Domenico Ignozza, e al presidente del Comitato Paralimpico Umbro, Francesco Emanuele. Premiati Raffaele Bergamasco, commissario tecnico della Nazionale di Pugilato, Mario Valentini, commissario tecnico della Nazionale di Ciclismo Paralimpico, Fabio Morbidini, fisioterapista della Nazionale di Pugilato, oltre alla ciclista Gianni Narcisi, il nuotatore Riccardo Menciotti, la campionessa di beach volley Laura Giombini, Andrea Santarelli, medaglia d'argento nella spada, loro nel tiro al volo, specialità skit Diana Bacosi, ed Ivan Zaitsev, pallavolista, medaglia d'argento, che ha parlato anche della nuova annata in maglia Sir Perugia. Prima partecipazione olimpica, medaglia d'oro, questo fa ben sperare per il prossimo quadriennio olimpico. Io ovviamente adesso guardo avanti, come dico sempre io, step by step, il mio prossimo impegno è la finale di Coppa del Mondo che si terrà a Roma a giorni e dopo di quello comincerò a lavorare per il prossimo quadriennio e si punta dritto a Tokyo. Grandissima soddisfazione, infatti volevo ringraziare tutte le autorità per questo premio perché veramente mi ingoiosisce, mi ricorda di essere umbro, forse lo ricorderà anche alle tante persone che si sono appassionate a me, che dicevano: ah, però parla bene italiano quel Zai, che non sapevo neanche come pronunciare il mio nome. E quindi si ricordano che sono nato a Spoleto, come sempre detto, e meglio così, dai. Siamo pronti per metterci tutto quello che abbiamo. Innanzitutto per lavorare quotidianamente, infatti tra 5 minuti scappo che devo andare ad allenarmi, se no Sirci mi tira le orecchie, appunto, e ci stiamo mettendo veramente il 110% quotidiano per entrare nei meccanismi, per oleare i meccanismi di squadra sin da subito, perché come hai detto tu la squadra è stata rinnovata, non drasticamente però è stata rinnovata e quindi logicamente essendo un gioco di squadra i meccanismi devono essere ben oleati e precisi. Stiamo cercando di farlo, stiamo cercando di ottenere questo obiettivo innanzitutto per poi iniziare a trasferirlo in campo, questo lavoro quotidiano in allenamento, e ad iniziare a divertirci e a far divertire soprattutto il pubblico. Era ora uno striscione riposto in un cassetto per tanto troppo tempo, perché l'ora di Lorenzo Cipiciani sarebbe dovuta scoccare già da qualche anno a questa parte, ma è arrivato in un pomeriggio di inizio autunno al Mugello, dove il polso, quello che regola la leva dell'acceleratore, non è stato da meno. Non poteva attendere oltre il Centauro Gubino, che col sorpasso ai danni di Mauro Carzaniga, rivale diretto per la lotta al titolo nel Bridgestone Champions Challenge, ha completato un piccolo capolavoro andandosi a prendere la seconda piazza di giornata, ma soprattutto la prima nell'assoluto. Cipiciani ha sfruttato appieno l'assenza dell'ex leader Michael Canducci, impegnato a Magny Course nel campionato Supersport, è costretto così a rinunciare all'ultima gara del Bridgestone. La classifica finale recita quindi così: Cipiciani 605 punti, Canducci 600, Carzaniga 550, Leotta 440, e la festa è tutta per il giovane e umile pilota eugubino. Siamo riusciti finalmente a vincere il campionato. Sono arrivato al Mugello che non credevo
non ero sicuro al 100% di vincere, perché comunque i miei avversari erano più che validi. Un Mauro Carzaniga molto agguerrito fino all'ultimo giro, me l'ha fatto proprio sudare il titolo. E poi vabbè, il sorpasso all'ultimo giro all'uscita della arrabbiata 1, tra la 1 e la 2, e lì ho dato tutto me stesso per poter vincere. Inizio campionato non ci credevo di poter vincere, vabbè, la prima vittoria a Vallelunga, poi vari secondi posti, sono andato in testa al campionato fino alla terz'ultima gara, poi sono scivolato a Misano, sempre Misano, e lì è andato in testa Michael Canducci, che è andato fortissimo tutto il campionato. Poi non si è presentato l'ultima gara, era impegnato nella gara dei mondiali Super Sport. Se c'era lui non so come sarebbe andata a finire, perché comunque è un pilota molto forte. Parecchia emozione, adesso piano piano penseremo anche al 2017, perché chiaramente uno qualche progetto comincia a farlo, qualche chiamata è già arrivata, lo possiamo dire. Poi chiaramente una chiamata non è che è vincolante, bisognerà poi aspettare e vedere quello che potrà succedere. Sì, dai, c'è stata qualche chiamata, adesso ancora è presto, e credo con la 1000 il prossimo anno, adesso non so su che moto, però spero di fare un campionato non come quest'anno, perché sarebbe troppo bello, però dai, lottare con quelli davanti mi piacerebbe, anche con la 1000. L'ultima cosa, il primo pensiero tagliato al traguardo, qual è stato? Primo pensiero all'inizio, il vuoto totale, poi è arrivato in fondo al rettilineo, mi sono fermato, ho ripreso fiato, sono sceso dalla moto e poi lì mi ha affiancato Mauro, mi ha fatto i complimenti lì a bordo pista, è stato bello. E poi non vedevo l'ora di arrivare dai meccanici, dalla mia fidanzata, da tutti quanti. E niente, poi è stato un ride generale, sì. Ribalta mondiale per Chiara Benedetti, nativa di Genova, ma a tutti gli effetti eugubina per origini ed appartenenza, capace di raggiungere con la squadra nazionale arconudo femminile il 14° posto finale ai mondiali di tiro di campagna che si sono recentemente svolti a Dublino. Grande soddisfazione sia a livello personale ma anche per la compagnia Arcieri Gubini, ultra quarantennale società divenuta vero e proprio punto di riferimento a livello regionale e capace di crescere talenti cristallini della disciplina nel corso degli anni, tra cui spiccano appunto l'arco e le frecce di Chiara Benedetti. È stata una grande soddisfazione, perché comunque sono solo 2 anni che io pratico il tiro di campagna, che è appunto la specialità che abbiamo disputato a Dublino, e è arrivata la convocazione ad agosto. Insomma, io penso che per un atleta rappresentare la propria nazione a un mondiale sia, penso, l'aspirazione più grande. E è stata un'esperienza veramente incredibile, giornate meravigliose, un panorama fantastico, perché comunque la specialità che io faccio, che è il tiro di campagna, si svolge in un percorso nel bosco e sono 24 piazzole con distanze sconosciute e noi insomma giriamo e andiamo a tirare tutte queste piazzole e insomma l'Irlanda è sicuramente uno scenario spettacolare da questo punto di vista. Sono partita come, diciamo, l'unica alla sua prima trasferta, gli altri ragazzi in squadra erano tutti navigati, insomma, di trasferte con la nazionale, per me era la prima e ho fatto il mio record personale, quindi insomma penso che meglio di così non poteva andare. E mi sono qualificata quarta nella gara di qualifica e poi 12esima assoluta a livello mondiale. Io penso che più di così non avrei potuto proprio chiedere. Lo scorso anno ai calci di rigore, quest'anno con una vittoria netta e inequivocabile con un gol per tempo, la selezione regionale umbra dei giornalisti sportivi ussi si conferma campione d'Italia all'8ª edizione del torneo nazionale da Guanno. La squadra allenata da Luca Pisinica, che in rosa portava come top player permessi da regolamento l'ex Cesene Foligno Moreno Zebi e l'ex Catanzaro Angelana Mauro Basilico, ha bissato il titolo campione d'Italia battendo anche quest'anno in finale i padroni di casa dell'Ussi Roma per 2-0. A decidere un gol per tempo con le reti firmate da Tommaso Crocchioni
occasioni con una superba conclusione al volo da fuori area e nella ripresa da Luca Comodi, preciso e cinico a chiudere un ribaltamento di fronte. Ad impreziosire il successo dell'Ussi Umbra anche il premio di miglior giocatore del torneo assegnato al capitano della squadra Federico Barontini. L'Umbria, che nelle proprie file annoverava anche il direttore di TRG Giacomo Marinelli Andreoli, assieme ai due collaboratori Ubaldo Gini e Simone Zaccagni, si era qualificata per la finale vincendo il mini girone di semifinale giocato ieri con le vittorie su Abruzzo ai rigori per 5-3 dopo il pari dei tempi regolamentari e la Calabria messa KO per 4-2. Alla premiazione finale al Centro Federale CONI dell'Acqua Acetosa di Roma anche il presidente nazionale Ussi Luigi Ferraiolo, che ha consegnato la Coppa Scudetto alla squadra Umbra con la delegazione Ussi rappresentata dal consigliere Stefano Giommini, con il successo della selezione Umbra che porta con sé due dediche importanti: la prima al compianto ex presidente dell'Ordine dei giornalisti Dante Ciliani, la seconda invece a tutte le popolazioni umbre colpite duramente dal terremoto. Io ringrazio i ragazzi perché c'è un miracolo, ho detto un miracolo può succedere, i miracoli due volte difficilmente si ripetono. Invece sono stati straordinari, straordinari a di poco, io li ringrazio uno a uno, tutti, anche voi, perché siamo stati un gruppo fantastico che entrerà nella storia del calcio a livello, ai nostri livelli ovviamente, ma per noi è una soddisfazione enorme. E si dice sempre che vincere è difficile, riconfermarsi lo è ancora di più. Noi sicuramente rispetto all'anno scorso avevamo perso anche un paio di elementi importanti, però ne abbiamo trovati altri due altrettanto validi. Ci abbiamo messo il cuore, tecnicamente sicuramente eravamo inferiori, però ci abbiamo messo quel cuore, quello spirito anche di sano agonismo che ci è servito, perché sapevamo appunto di essere un gradino al di sotto del Lazio. Il pensiero chiaramente, oltre che il Memorial da Guano, ad una persona, ad un giornalista splendido, e anche per i nostri corregionali che vivono tuttora momenti difficili, perché adesso che arriva il freddo insomma c'è una situazione veramente difficile. Se può essere un minimo di conforto, il pensiero chiaramente questa vittoria la dedichiamo anche a loro.